Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti così numerosi, alcuni volti mi sembra di riconoscerli della volta scorsa. Allora, digiuno by design. Tanto per cominciare sia subito chiaro, perché la parola digiuno a gente che è abituata a... siamo passati in anni e anni che si mangiava poco, e la guerra, e la tessera, e chissà che cosa. Il primo problema è che la parola digiuno evoca subito delle emozioni non gradevoli. Il digiuno sembra una roba faticosa, da masochisti, eccetera. Allora l'ho chiamato digiuno by design, perché vuol dire che il digiuno terapeutico non ha niente a che fare col morire di fame. Sei tu che decidi quando mangi, cosa mangi, come mangi, e poi soprattutto quando non mangi, fai il digiuno, mangi come si deve, di qualità e via discorrendo. Quindi non confondete questo discorso con la fame, no? Con la carestia, con queste storie qua, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Cominciamo dall'inizio. Dove stiamo andando? Chi siamo? Da dove veniamo? Questo è un quadro di Gauguin, che Gauguin ha fatto alla fine dell'Ottocento, perché come ad adesso, alla fine dell'Ottocento, c'era una grande confusione. C'era gente che diceva, devi da mangiare questa roba, devi mangiare quell'altra, se mangi due limoni al mattino non ti viene il cancro, se curi il pH vivi fino a 120 anni. C'era un periodo di enorme confusione. E lui infatti è andato a vivere in questa isola della Polinesia, ha trovato, era convinto di tornare al paradiso terrestre, invece ha trovato miseria, schiavitù, prostituzione, poi si è anche suicidato Gauguin, e una vita travagliata. E però questo quadro, il titolo originale di questo quadro è Da dove veniamo, chi siamo e dove stiamo andando. Allora oggi parliamo un attimo di dove stiamo andando nell'alimentazione, che cosa sa la scienza dell'alimentazione e come, cosa dovremmo mangiare, se questo digiuno ha senso o no, se senza farci del male, perché non penso di dare l'immagine del santo, ma se, chi mi conosce sa che io di santo c'ho molto poco, quindi non vogliamo farci del male, ma nello stesso tempo vogliamo sfruttare quel che c'è di buono in una tradizione vecchia come il mondo, che è la tradizione del venerdì, no? Il venerdì la gente non mangiava carne, l'Islam fa il Ramadan, per ragioni religiose la gente faceva il digiuno e senza saperlo faceva una cosa molto intelligente. E adesso vi spiegherò la scienza cosa ha scoperto. Qual è lo scenario globale oggi del mondo visto da un medico? Beh, lo scenario è che abbiamo tutti la pancetta, abbiamo tutti questo bella salsicciotto qui nella pancia, uomini e donne, e in Italia non è ancora niente, perché altri paesi sono piazzati ancora peggio di noi. Quella roba lì per il medico si chiama sindrome metabolica, è una brutta storia perché è collegata a tutte le malattie che vengono dopo, cioè le malattie cardiovascolari, il cancro, i processi neurodegenerativi, per chi non è medico l'Alzheimer, questo lo capite, il Parkinson, brutte storie, i disturbi mentali e le malattie allergiche, l'intolleranza alimentare, eccetera eccetera, sono tutte epidemiche oggi nel mondo. C'è un aumento impressionante nei paesi industrializzati, che non vi venga in mente di tornare prima della rivoluzione industriale, perché insomma bei che panà, quindi non facciamo i nostalgici, dobbiamo cercare di ottenere il meglio che possiamo dal mondo attuale, non di sicuro illuderci che tornum andrè una volta, sbituma torna a piantare patate, cultivuma come spava 50 anni fa, perché quella roba lì non esiste. 50 anni fa noi avevamo le pezze al culo, come si dice, come la Tunisia adesso, come la Libia. Per fortuna siamo usciti da quel mondo e non ci torniamo di sicuro. Allora, per chi non è medico, sappiate già subito che ci sono due tipi di obesità. Ma quella che a me, di sovrappeso e di obesità, ma quella che a me dà fastidio è la mela, quella di là. La mela è gente che ha una bella pancia, ma li vedi al bar, li vedi da tutte le parti, no? Purtroppo un po' tutti ce l'abbiamo. Perché mi dà fastidio quella mela lì? Perché quella mela lì in realtà è una bomba a mano, cioè tu nella pancia hai un processo infiammatorio. Processo infiammatorio vuol dire che quello lì non è grasso, quella è un'infiammazione che non si spegne mai. Allora se te mala schiena, hai male le ginocchia, voi capite il piemontese? You speak piemontese? Yes. Allora per parlare piemontese, se no parlo inglese, we are ok, no, it's better we speak piemontese, bene. Allora il discorso diventa che
tu hai questo processo infiammatorio, noi medici lo chiamiamo un processo infiammatorio che non si risolve, è come avere il fuoco lento, no? Come avere la cenere che cova, e quella è quell'infiammazione lì che causa poi il cancro, l'invecchiamento accelerato, lo stroke, l'ipertensione, via discorrendo. Cioè non è una bella cosa avere una bomba a mano nella pancia, dredda la cinghia, che te la porti dietro tutto il giorno. Invece a questa obesità di qua sono quelle persone, forse conoscete qualche famiglia che è piazzata così, sono fatti come delle pere, dei culi larghi così, quelli lì sono davvero obesi, cioè lì c'è tessuto adiposo, è proprio grasso davvero, ma sono come il dromedario, cioè loro quando mangiano fanno un errore alimentare, va dritto dentro i fianchi e quello che è un problema estetico, ma noi sappiamo che quella gente vive più a lungo degli altri. Perché? Perché è il contrario di quell'obesità là. Questa è un'obesità che non è infiammatoria, è la gobba del camello, è come se avessero la gobba del camello ma invece di averla sulla schiena ce l'hanno sui fianchi. Quindi fate attenzione di non confonderle, perché questa gente qua, come dico, noi la chiamiamo obesità ginoide ai fianchi, infatti se vedete nell'arte una volta la dea della fertilità aveva due fianchi larghi così, quindi avere i fianchi larghi così e avere l'obesità che spaventa me sono due capitoli completamente diversi, ok? Andiamo avanti, quando io dico sindrome metabolica, quindi, e questa parolina magica dovete ricordarvela, noi medici parliamo di sindrome. Cos'è una sindrome? Chi sa il greco sa che sindromos vuol dire, sono delle cose che vanno assieme, dromos è camminare, sin vuol dire assieme, sindromos vuol dire vanno assieme, è un insieme di sintomi. Quali sono le manifestazioni che a me preoccupano? Che te hai la cinghia troppo larga, quindi la cinghia che si allarga, tu che slarghi la gonna, non entri più nella gonna o nei pantaloni dell'anno scorso, è il primo punto. Secondo, i trigliceridi sopra 150, il colesterolo HDL basso, la pressione arteriosa alta e la glicemia a digiuno alta. Come vedete non parlo di colesterolo, perché a me del colesterolo non frega niente. Io penso che una bufala pazzesca. Ho postato su Facebook ancora un lavoro che dice che chi prende le statine ha un rischio del 30% di aumento della diabete. Io lo trovo una cosa che quando i medici smetteranno di scrivere statine io mi vergognerò un po' meno, perché è una vergogna che scrivono dei farmaci assolutamente inutili che non hanno nessun senso. Ma non voglio creare il caos subito. Adesso, perché questa sindrome metabolica mi preoccupa? Perché in fin dei conti questa roba qua è tutta legata allo zucchero e all'insulina, non è legata al colesterolo. Qua, negli anni 70 un Braufjöll, cosa si chiama, Angel Keys, in America nell'università dove insegna mio fratello, a un certo punto ha deciso che aveva una figura da parrucchiere, no? Non voglio offendere, sapete le chiacchiere dal parrucchiere, lui ha detto mangia il colesterolo, vante il coronario e muore, ma neanche per idea, il colesterolo c'entra niente, il colesterolo con le coronarie non c'entra niente, adesso lo sappiamo perché la gente è legato a questa infiammazione che tu hai dietro la cinghia, il fatto che ti viene l'infarto, non al fatto che hai il colesterolo a 250, perché se ce l'hai tienti allo stretto che va benissimo. Allora, chi ha capito tutto questo? Chi ha capito tutto questo è questo signore. Io sono un fan tremendo di questo signore. Questo signore è un cardiologo, adesso ha 83-84 anni, una persona squisita, molto dolce, molto smart, insegna a Stanford negli Stati Uniti. E lui ha scritto, ha preso questo premio Banting Lecture, il quale ha detto: guardate che tutti dicevano il colesterolo, i grassi da qui, i grassi da là, ha detto guardate che avete solo delle storie, il problema grosso sono gli zuccheri, chilo pan, pasta, pizza, birra, quella è la porcata assurda dell'alimentazione industriale. E aveva dimostrato per esempio che l'iperteso, la prima cosa che deve fare è che se non butta giù il pane, la pasta e la pizza, non riesce a buttare giù l'ipertensione. La seconda cosa che ha capito è che è inutile urlare dietro al marito «Botanella sandent alamnestrant la sa», perché il sale, noi un grammo di sale lo prendiamo mettendolo nell'alimento, ma 7 grammi al giorno li prendiamo dagli alimenti industriali. Quindi se tu gli somministri del cibo già cucinato, degli alimenti, che sia la torta, qualunque roba tu compri prefabbricata in un pacchetto, una scatola, lì dentro c'è il sale. E andate a leggere, fate come Sherlock Holmes, prendi la lente e vai a vedere.
anche nei dolci c'è il sale, capito? Qualunque cosa c'è il sale, perché adesso l'industria mette lo zucchero e il sale per aumentare il gusto degli alimenti. Mia nonna, l'unica cosa in cui metteva il sale e lo zucchero, sapete meglio di me, è la passata di pomodori, perché quando fai la passata al pomodori ne metti una presa perché aumenta il gusto. Invece l'industria alimentare ne mette tonnellate dappertutto. Quindi se hai l'ipertensione, la prima cosa, devi buttare giù gli zuccheri e star lontano da tutto quello in scatola. Tutto ciò che tua nonna non riconosce come un cibo non devi comprarlo. Quindi tutto che andiamo al pacchetto, cioè, tu devi comprarti le robe, ti compri la farina, ti fai tu. Se ti compri la farina e ti fai tu il pane, c'è molto meno sale, perché non glielo metti e se ti bella posto. Quindi bisogna tornare a farsi un po' furbi, no? Fai un po' come faceva una volta, e in questo senso la tradizione è più forte della modernità, anche perché se ti compri la macchinetta Kenwood a fare il pane, su un buon fin a me. Quindi, che sono un medico, se riesco io, voi potete andare alle Olimpiadi. Quindi questo Gerald Riven ha detto: guardate che tutte queste malattie che vi ho elencato qua, e dopo i neurologi ci sono arrivati, lui ha detto tutte queste malattie sono legate a mangiare troppe calorie, proprio mangiuma tot, noi mangiuma tut, riempiamo il carrello, noi non più tanto, adesso sono gli extracomunitari che riempiono il carrello. Quando vado al supermercato o davanti una rumena sono panato, perché io compro il berlucchi, lo champagne, quattro robe, e questa qui invece arriva con un carrello da 300 euro. Quindi noi però fino a 10 anni fa facevamo uguale, Coca-Cola, bevande gasate, io quelle le ho abolite, capito, scatolette compro solo gli sgombri, quindi quasi più niente di confezionato al supermercato. Però gli altri invece li vedo passare con dei carrelli da paura, ed è, sono collegati a tutte queste malattie, quindi il cancro, l'ipertensione, i neurodegenerativi. Quindi fino agli anni 90 eravamo convinti che gli zuccheri e l'insulina erano un problema solo delle cardiovascolari. Poi i neurologi hanno detto l'Alzheimer, adesso lo chiamano diabete 3. Quindi anche le malattie del cervello sono legate all'eccesso di zuccheri, agli eccessi di calorie, all'alimentazione industriale. Quando dico alimentazione industriale vuol dire roba in scatola, perché non ho detto supermercato, perché a Torino i supermercati furbi, poi mi fa una conferenza come questa, andate fuori, dite che volete il pane di sera, domani ve lo comprano, perché il supermercato non vuole avvelenarvi, il supermercato vende quello che la gente compra, la gente spende poco, delle robe convenienti, non guarda la qualità, il supermercato vende quello. Ma se io gli dico che voglio lo champagne e me il supermercato su Tacaccia tutto quello che io insegno, e poi mi fa, ma sa che vendo? È certo che vendo, perché la gente lo vede, sente, legge il giornale e lo trova. Quindi ha ragione Petrini, fate attenzione che il consumatore orienta il mercato, cioè quindi non è vero che voi potete fare niente. Dietro dal panatè ti dice perché te fai il pane integrale, e lui te lo fa, perché è così, perché lui deve vendere, lui non ha, capite cosa voglio dire? Secondo me non abbiamo capito questa potenzialità che abbiamo. Allora, come va il mondo? Se lo zucchero è un problema, l'obesità è un problema perché è una bomba a mano, è un terrorismo alimentare, vedete come va il mondo? Il mondo fa paura. Non so se siete abituati a leggere delle statistiche, vedete qui il 1972, qui siamo nel 2016, vedete che la curva è in salita. E quali sono i paesi del mondo che hanno l'obesità più spaventosa? Gli Stati Uniti, che battono tutti, l'America è la prima nel mondo nella tecnologia, ma sono un branco di asini. Quando parli di mangiare e bere non hanno la più pallida idea. E perché? Mio fratello è americano, quindi non sto parlando di gente che non conosco. Io vivo in America, fino a 2 o 3 anni fa ero in America più che in Italia. Mio fratello è cittadino americano dal 90, un medico della Mayo Clinic, quindi io ho una famiglia americana, capito? Quindi so di cosa parlo. Il problema è che l'America non esiste. L'America sono gli italiani che sono andati là nel 90 del secolo scorso, gli irlandesi che morivano di fame, gli ebrei perseguitati dai nazisti, capito? Adesso ci sono i cinesi, gli indiani, l'America non esiste. L'Italia parla dell'America ma non sa che l'America esiste. Quando un paese così ha perso le radici, per capirci, non è più capace a mangiare, e quindi ci sono le mode. In America lanciano tutte le mode demenziali del mondo e vendono. Per esempio la moda demenziale adesso della soia. La soia è una porcata senza senso e ce la vendono tutti i giorni dappertutto. Perché? Sapete perché? Perché nell'Iowa coltivano il mais
siccome il mais non viene tutti gli anni, fanno un anno il mais, un anno la soia, un anno il mais, un anno la soia, gli alturano la soia. A chi la vendono? All'Italia, che è una colonia degli Stati Uniti. Quindi bisogna fare molta attenzione a non essere proprio stupidi, farsi vendere di tutto, perché noi siamo proprio un po' stupidi. Ma vedete, il problema, quali sono i paesi che hanno preso le botte di più? Il Messico, l'Ungheria. Siamo stati quest'estate all'est europeo in moto, o questa moto nuova, 280 cavalli, Girarlo, Ungheria, Croazia, Slovenia, eccetera. Volevo andarci, era un po' come andare al lago Balaton. L'est europeo mangia solo porcherie, solo discount, solo delle cose terrificanti. Ma io sono nato nelle Langhe, sono nato ai Forti, a Castiglione-Tinella, non è che sono uno snob, io sempre mangiato di tutto. Però mi sono reso conto dopo due giorni che avevo mal di schiena, perché siccome hanno gli acidi grassi trans, gli oli sbagliati, ho mangiato male, dopo due giorni avevo mal di schiena, andavamo a comprarci la roba e ce la cucinavamo noi, o andavamo nei ristoranti di lusso. Perché la gente normale sono tutti obesi, vedete quanto hanno di obesità, hanno il 70% delle persone obese. Giravi in giro per l'Ungheria, vedevi della gente da 140 kg, obesi vuol dire 120-130 kg, non in carne, vuol dire proprio obeso. Quindi vedete che qual è il problema, i paesi poveri cosa fanno? Fanno come abbiamo fatto noi 20 anni fa. Io mi do i soldi, andiamo al supermercato, catum un midget patume, costa poco e mangiamo tutto. Male, molto male. È meglio che torniamo alla carne cruda all'albese, il vitel tunnel, fritto misto, la finanziera, e mangiare come si deve con l'olio d'oliva extravergine. Le robe, le menate, lasciale mangiare ai giovani. Così adesso vedrete che fine stanno facendo i giovani. Anche tutta la birra, ma quale birra? La birra è zucchero, piantala lì, abbiamo del vino meraviglioso, venendo in qua guardavo le vostre colline. Il problema è che bisogna convincere i ristoratori che non possono mettere il vino due volte e mezzo il prezzo che lo pagano, se no la gente non lo compra. I ristoratori da noi dovrebbero farti pagare il vino meno di quel che lo pagano e invitarti a tornare, ma noi siamo ancora un po' arretrati nella testa ed è un peccato. Quindi vedete che gli Stati Uniti battono tutti, e quindi non leggete libri americani per imparare cosa bisogna mangiare, perché è un paese che ha l'80% degli obesi sovrappeso. L'ultima volta sono andato, devi pregare, compri il biglietto aereo, quello vicino a te obeso, tu non ti siedi, perché con lui pesa 200 kg, tu non respiri più, e io non sono piccolo, ma io ero piccolo, vedevo l'aeroporto delle bestie paurose, io sono 100 kg, mi sembrava di essere in Gersin. Sono venuto a casa, ho detto, ragazzi, ce ne sta ancora, quello occupava due sedili. Figuratevi se quello si ammala, va in ospedale, chi è che lo tira su? Chi è che gli porta la padella? Chi è che lo gira nel letto? Se va in intensiva, il lettino non ci sta sulla barella. Quindi io non ce l'ho con l'obeso. E il problema dell'obeso non è un problema estetico, è un problema di salute, a parte che sciopa, ma a parte quello ha dei problemi proprio nella vita quotidiana, fa nelle scale, c'è l'artrosi delle ginocchia, devi mettergli la protesi e dire che il 70% della... Noi siamo lì sotto, vedete? Noi ci stiamo rovinando adesso, ma noi siamo, guarda, il terzo ultimo. Quindi se mettiamo la testa a posto, come diceva mia nonna, ce la possiamo ancora fare. E fate attenzione che la mia impressione è che nelle Langhe o Torino, negli ultimi 30 anni abbiamo migliorato il cibo, la ristorazione, il vino da paura, perché negli anni 90 andavo a mangiare in Francia, mia sorella, un altro medico, lei è cittadina francese, perché cammina insomma di profughi, in Italia non esiste, l'università italiana è al 3x2, siamo tutti in giro per il mondo, le mie nipoti mangiano, una a Parigi, una vive a Parigi, l'altra a Los Angeles, però l'Italia gli ha dato dei punti, fuma il vino buio, abbiamo imparato a fare il vino, abbiamo imparato un po' a mangiare, a non rubare i turisti, e sono andato a prendere il caffè lì, su tal bar, gli radui tedeschi, ci sono stranieri dappertutto, se impariamo a non derubarli e dargli da mangiare bene, noi abbiamo risolto il nostro problema. Bisogna avere un po' di intelligenza. Un altro problema qual è? Qui siete prevalentemente donne, e ho come l'idea, non so perché, ma le donne vanno al convegno, alle conferenze, si aggiornano, gli uomini se ne andano a sio, forse sono al bar, gioco al carte, sono a cassa o per tartufi, non lo so, ma è come se gli uomini non si aggiornano, ma va bene così, perché questo grafico vi dice, non ve lo commento nel dettaglio, che la cultura delle donne è importantissima per la cultura alimentare. Se in una famiglia c'è una donna con la testa al col, sono a posto.
che sia la nonna, che sia la mamma, che sia la moglie, basta che ce ne sia una che ha cognizione, lei decide cosa mangia, quante si spende e su una bella posta. Se non c'è cultura, se non c'è una donna con la cultura nella famiglia, beh, io ho molti amici che cucinano, io stesso faccio molta insegno appunto nutrizione, ma di solito diciamo che nel ceto medio, nel ceto basso, è molto importante che la madre famiglia, quella che dirige la spesa della famiglia, sappia che cosa sta facendo, ok? E c'è un problema culturale, eccetera, eccetera, ma per dimanere del tempo. Qual è l'altra cosa che mi angoscia? È l'Olimpiadi del bambino. Ah, io ho un bambino, guarda che bello, pesa 2 kg e ha 1 anno. Male! Sono solo i poveri che hanno l'Olimpiadi del bambino, becca che bello, perché loro vanno in giro con sto bambino, vogliono dimostrarmi che hanno dei soldi. Ma comprati una macchina, una bici, un paio di scarpe, non il figlio. Non dimostri, sai, quando vedo questa gente capisco che sei ignorante. Avere il bambino col peso giusto è un sintomo di ignoranza. E anche voi che siete nonne, cinghia, i bambini devono essere appena sotto la curva di crescita normale e non sopra per nessuna ragione. Invece aumenta l'obesità nei bambini. Perché mi preoccupa l'obesità nei bambini? 2 minuti. Quanto resistete? Cosa volete fare? Un'ora, un quarto? Perché io dopo vi faccio anche un po' di sport, un po' l'attività, mi integro le robe, faccio tutto il discorso, però se quando sei stufi mi piantai, tanto no, la mia paga è uguale. Allora il problema è vedete che c'è la sovrappeso, l'obesità è in aumento, preoccupante nei bambini. Ai bambini danno la merendina, ai bambini, cioè, vi dico il ragionamento della nonna: voglio dargli tutto quello che non ho avuto io. Allora, dagli dell'affetto, portalo spa, portalo un gita, capito? Comprali il Lego, catti e costruire, ma non comprargli del cibo, spazzatura nel supermercato sotto casa, perché fa brutta figura. Perché se ti vedo già io dico: guarda quella poveretta, accampa via i suoi soldi. Quindi è sbagliato l'atteggiamento mentale. La nonna deve essere smart, deve essere moderna, deve essere elegante, ma non deve riempirti sempre il piatto. E se cucina meglio, ma se va a comprare le merendine e se gliela dà sempre vinta, è una nonna ignorante. Mi scusino chi sto offendendo, ma purtroppo il mondo va così. Quindi fate attenzione, perché ce l'ho tanto con questa storia? Ve lo dico subito, quando io nei primi anni di vita, adesso sappiamo dalla ricerca scientifica che non è che tu aumenti solo di peso, decidi quante cellule adipose tu hai, avete presente? Quindi quando sono bambino il nostro organismo dice: beh, come un poco squicco su mangia, se mangi come un rinoceronte tu invece di avere 100 cellule ne hai 1000, ok? Poi mettiamo che diventi adolescente, a Dudester Design gli amici dicono: cicciona, culo lì, non ti invitano a cena, escono con la biondina magra, quell'altra, ti gira le bale e decidi che fai la dieta. Trovi eterno, perché? Perché quello che ha 100 cellule, ha figlie di 25 e 100 cellule, fa in fretta, fa un po' tensione e torna a posto. Quello che ha 1000 cellule, basta che respiri, che mangia una volta, esce di carreggiata e lui il peso forma, non lo recupera più. Allora, quello che abbiamo scoperto negli ultimi 10 anni con le neuroscienze, con la scienza della nutrizione, è che i primi anni di vita e la gravidanza, le donne che in gravidanza prendono 15 kg male, molto male, le donne in gravidanza non devono andare sovrappeso, perché altrimenti poi il figlio fa una fatica a tornare a posto da paura, capito? Perché il bambino si adatta a quello che mangia la mamma. Se la mangia mamma, la mamma mangia rinoceronte e un tacchino e lui si abitua a mangiare quella roba lì, si programma. Adesso sappiamo che programma il suo metabolismo in base all'andamento della gravidanza. Quindi in gravidanza non devi andare sovrappeso per nessuna ragione. Il sud qui ha più problemi del nord, perché il sud davvero c'è questa idea: non ci facciamo mancare niente, finalmente you make what sold, e li investono nel cibo. Non è così la scelta giusta, comprati un vestito, ma non spendere, oppure compra cibo di qualità, vino di qualità, robe di qualità, capito? La carne grain feed, il doppia fermentazione di canale, il formaggio, ci avete il negozio giusto, capito? Deve mangiare poco e di qualità, bisogna cambiare proprio disco e non fare i poveri, e gli arricchiti, ecco, pesa ancora. Bene,
Cosa prevediamo nei prossimi anni? Che le cose vadano sempre peggio. Vedete la curva in salita e anche l'Italia tra un po' arriveremo al 50-60%, perché c'è questo andamento nel mondo. Qui vedete solo quel che ho detto prima, che quello che dimostra questa curva, quel numero 6,3, 3,8, ti dice l'importanza della cultura della mamma, la preparazione della mamma, anche ma che aveva un po' di cunicium e non comprare la roba in scatola, basta già, quanta importanza ha nell'obesità e nel sovrappeso, ok? Che cosa dobbiamo fare? Andiamo dal medico di base. No, perde du tempo. Il medico di base di nutrizione non capisce niente. I medici di nutrizione non capiscono nulla. Nulla. È meglio che stai lontano. Non cominciare il discorso, perché ti fai del male. Perché ti fai del male? Perché i medici fanno quello che dice il Ministero americano dell'agricoltura. Il Ministero americano dell'agricoltura, perché noi negli ultimi 40 anni siamo una colonia di Stati Uniti, meno male, se no avremmo le pezze al culo, con i nostri politici saremmo morti di fame. Quindi meno male che c'è l'America, se la Merkel ci invade domani, meno male, capito? L'Austria è meglio che il governo italiano, ma non importa. Allora, che cosa dice il medico di base, il medico la mutua, se vai da lui e dici sono sovrappeso? Ti dice tutta una serie di robe sbagliate. Adesso ve le dico, perché l'America ha fatto così. Devi mangiare tanta verdura e tanta frutta, setto il tuo TUD. Io ultimamente ne mangio quasi zero, se non me la fa bene la frittatina e se non è più che super condita, me frutta e verdura, se va bene la mangio una volta al dì, ma manco una volta al dì. Mangia un mucchio di frutta e di verdura 4 volte al giorno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una montagna di balle, è falso, è tutto contrario a quello che sa la scienza e continuano a dirlo perché? Perché devo vendere la frutta e la verdura che hanno prodotto, ci sono i contadini che devo mangiare, ma io non ce l'ho col contadino che non mangia, ce l'ho col fatto che se poi sei 130 kg non stupirti. Cereali. Guardate, vedete le tre, frutta, verdura, cereali, dagli anni 70 a oggi in America hanno aumentato i cereali, pane, pasta e pizza, infatti pesano 140 kg. Andiamo avanti, carni rosse, ne mangiano meno, il medico, niente colesterolo. Io quando vado al ristorante e vedo la ragazzina che toglie il grasso alla bistecca, gli direi dammi il grasso, va. Dammelo a me che prima d'ande via lo mangi me. Io mangerei gli avanzi, la mamma che toglie il grasso al prosciutto, dallo a me, va, a tuo figlio dagli quella roba lì. E ci siamo bruciati il cervello, siamo fuori di testa. Poi c'è un altro problema, la trippa, stasera vado a mangiare il fritto misto a cisterna. Io sono tornato al fritto misto, la trippa con i fagioli, il minestrone, perché? Perché lì dentro c'è del grasso di qualità e ci metto una fetta di lardo, il burro. Sono tornato a mangiare come mangiava mia nonna. Ma perché mia nonna mangiava quello? Perché dava la fame. Quando tu dentro il minestrone hai messo una fetta di lardo, tu mangi un minestrone, poi sei pieno fino qua. Provate invece a mangiare, capito, il pane del mulino bianco, fette biscottate leggere, ti mangi tutto il pacchetto. Se poi hai uno spalmabile, che non vi dico quale, se non mi arrestano, ti mangi tutto lo spalmabile e tutta la pasta del mulino bianco. Perché sappiamo che gli alimenti zuccherini danno dipendenza come le droghe. Quindi c'è gente che beve il latte perché è drogata e mangia pane perché è drogata. Siete drogati, ma lo sappiamo, contengono degli oppioidi come la morfina. E la stessa sostanza della morfina c'è nel latte e c'è nel pane. Quindi se te a culascienza abitue, due brioche, vaga al bar, prendo il cappuccino di soia, bravo, sei belle panà. Tu devi stare alla larga da quella roba lì, non che non vai al bar, mi riudo al bar, ma al bar prendo, capito? Non mi sogno di mangiare quella porcheria lì, sapete cosa ho preso? Il caffè doppio, perché il caffè è magico, caffè illi doppio con panna e cacao, perché il cioccolato, la panna e il caffè illi non c'è un lavoro in letteratura che dica che vanno male, e me infatti vado avanti con quella roba lì, e le noci eccetera. Poi le uova, per carità, io ho l'aterosclerosi. Le uova mangiane 3 al giorno che succede niente, tutte balle, devi avere la gallina ruspante, mangiati le tue uova che non vai benissimo col tuo uovo. Se vuoi fare il vegetariano, io sono contrario ai vegetariani, penso che hanno perso il treno, ma la sasté ti dà fastidio la carne. Allora tu, se sei furbo, anche se non mangi la carne, tu mangi da re, formaggi di qualità fermentati, uova, capito, yogurt, kefir. Quindi anche se sei un vegetariano di quelli lì, tu non vai dal medico a prendere gli integratori,
Perché sì, sei vegetariano perché ti dà fastidio che ammazziamo gli animali, e io lo capisco, ma mangi talmente bene con le uova, col pesce, ecco, se sei anche di quei vegetariani che il pesce lo considerano tutto con la stantleva e pinè una bestia, allora tu sei a posto proprio, perché tu col pesce, col latte e col formaggio tu hai risolto tutti i problemi, anzi non sei neanche un vegetariano, cioè ti dà fastidio ammazzare gli animali, e io ti apprezzo perché mi è neanche un problema lì, ma va bene. E poi il burro di qualità di una volta è importantissimo. Io in casa nel frigo ho sempre il lardo, quello che arriva dalla Valmaira, Vagacatè, il Castelmagno, di Dalpeggio, il frigo è sempre pieno di quelle robe lì, ma paga che a mia in Agirapì, la pizza non vado a mangiare la pizza, se non è proprio perché sono amici una volta al mese, non esiste, perché quelli sono tutti zuccheri, poche storie, quelli sono zuccheri. Se mangio la pizza la tarocco talmente tanto che non è più una pizza, prosciutto crudo, capito? Cioè, alla fine della storia c'è anche un po' di pasta, ma come mia nonna diceva, gli fa il raviole. Ma quale raviole? La pasta era trasparente che vedevi Superga, e poi era un chilo e sugo e metteva e l'oca e le frattaglie e l'interiore e il fegatino. Quindi da noi quando mangi la pasta, ma quale pasta? Mangi un ragù con una frisetta di pasta a me? Quindi quello non è zucchero, capito? Quello è un pasto dove c'è carne il 70%, grassi il 70% e zuccheri il 25%. Anzi, c'è la gara chi la fa più sottile, no? Se sei bravo, la pasta proprio è trasparente. Bene, io mi sbaglio tutto. Allora, che cosa dobbiamo fare? Gli americani però sono più intelligenti di noi. Loro quando una roba non funziona la aggiustano, no? Cosa avevamo da fare? Allora, la gente moralista, no? Quelli che sono abituati a sentire il preve, no? Che dice, perché tu sei un peccatore. Dicevano, la gente non riesce a dimagrire perché sono dei peccatori, hanno una buona volontà, cioè si lasciano andare. No, basta essere un santo e tu dimagrisci. Gli americani non credono tanto in queste storie, però hanno fatto una cosa molto semplice. Hanno fatto una serie televisiva, come c'è X Factor, Master Chef, in America è chiamata l'Olimpiade per dimagrire. Ti davano un mucchio di soldi se tu arrivavi lì sovrappeso e dimagrivi durante la serie televisiva, no? E quindi hanno fatto questo manifesto, vedete, The Biggest Loser, si chiama, vince il perditore più grosso. Tu arrivi lì più grosso, più tanto pesi, più ti prendono a fare la gara, e più chili prendi, più ti piazzi bene in graduatoria, ok? Sembra far ridere, ma... E non dicevano togli questo, metti quello, ognuno faceva quel che voleva, no? C'era arrivato quello che ha detto io sono un crudista, io sono un paleo, io mangio solo, capito, zuccheri, io mangio solo proteine, io mangio solo grassi, ognuno voleva averla vinta, ma loro sono americani. Fa costruire, fammi solo vedere che tu sei capace a perdere peso e poi io uso il tuo modello. Non pretendono di insegnarti, no? Invece da noi nutrizionisti, medici, pretendono di sapere delle cose che non sanno, sono delle bufale tremende. Allora, cosa succede? Se vinci ti do un pacco di soldi, $100,000, cioè 6.000 euro, un premio molto grosso. Benissimo, ognuno fa quel che vuole, sono partiti tutti, erano tutte bestie tremende. Vedete qui la statistica, no? Il body mass index, questo peso è in libre, abbiate pazienza, ma uno che pesa 430 libre pesa 170 kg, 140, 180, 160, cioè che pesassero 120 kg non ce n'erano, erano tutti colossi, ok? E dopodiché qui c'è anche il nome, per esempio vedete questo Danny Cahill, adesso poi vi faccio vedere le loro foto, perché io ho letto tonnellate di libri e di lavori, ma se venivo qua a raccontarvi i lavori scientifici in inglese, le diapositive, da quei 10 minuti crollavate tutti su tutta la cadrega e io non riuscivo a dirvi quel che voglio dirvi. Allora ho usato questa cosa perché mi sembra quella più comprensibile a tutti, no? Sei 200 kg, ti do dei soldi se riesci a scendere, dimmi come te da fe, no? Non è il medico che ha la presunzione, il nutrizionista, il diabetologo di sapere, no, fa costruire. Se dimagrissi ti do $200,000, mi smia una bella Olimpiadi, no? Cos'è capitato? Allora vediamo cos'è capitato. Cos'è capitato lo vediamo subito qua. Cioè, guarda, all'inizio dello show pesavano così, alla fine dello show 2009, siamo nel 2009,
alla fine dello show televisivo durato 6 mesi, fate attenzione, dopo 6 mesi guarda quanto ha peso, pesava 200 kg Kail, ricordatevi questo nome perché adesso li rivedremo, Dina Mercato ve li faccio vedere nel 2015, perché adesso vi spiego cosa è capitato. Nei primi 6 mesi quello là ha perso 80 kg, questa ne ha perso 60, questo ne ha persi 50, e non facevano la stessa dieta, facevano la dieta di moda, una faceva la dieta a punti, l'altra faceva la zona, l'altra, ma non mi interessa, hanno avuto successo, ok? E sono stati premiati, questi sono i vincitori, scusate perché in inglese, ma è il New York Times, e morale della storia, nei primi 6 mesi sono dimagriti, quindi cosa dedico? Everything works, per chi non sa l'inglese, funziona tutto. Nei primi 6 mesi tu vai a casa e sai cos'hai? L'avevo già detto l'anno scorso, un attacco di santità. E dice, adesso i dimagri, al ristorante, vaffinè, supermercato, zero. E togli, non che togli qualcosa, engave tut. Peccato che quelli che mangiano gli zuccheri sognano le pagnotte, il fornaio, di notte. Quelli che mangiano grasso, sono stumia dal grasso, dicono, ah però mi mangerei... Come mangerei un gelato? Come mangerei una Macedonia con... Perché? Perché il cibo da quella parte... Siete mai stati in Norvegia e in Svezia? Andate in Norvegia e in Svezia, non c'è la frutta, i dolci non ci sono. Mangia la ringa, culasciun, salmone, granchio, balena, foca. Io ho battuto bandiera norvegese per 6 anni come ricercatore. Gli zuccheri erano perché non ci sono, perché non ci sono, perché non hanno i campi, mentre hanno, capito, hanno le foche, hanno il salmone, li allevano, e ti danno da mangiare quel che hanno. A colazione ti fai l'uovo con lo speck, 2 aringhe e un po' salmone. Di dolce non c'è nulla. Il problema è che noi mediterranei siamo abituati a quel passito, il dolcino, il caffè, il gelato artigianale. Dopo un po' ti pesa rinunciare a queste robe, perché se rinunci tu fai il santo, io come santo di una smana, ma mette che voi durate 6 mesi, perciò panna una sidea, no? E dopodiché ti rivolti con vendetta e torni come prima, peggio di prima, dici adesso fa sfughe me, sono stufiamo sta faccenda. Ed è andata proprio così. Questi sono i primi 6 mesi della faccenda. Allora, tutti felici, tutti contenti, che bello... I nutrizionisti cosa hanno imparato? Mi ricordo ero al congresso alle Hawaii a Honolulu, i dietisti dicevano ma guarda che se tu togli gli zuccheri riesci a dimagrire nei primi 6 mesi, se togli le proteine dimagrisci, se togli il grasso dimagrisci, qualunque cosa facessi nei primi 6 mesi funziona tutto, i guai vengono dopo, questo è il problema, che nei primi 6 mesi siccome... Cioè, se dovessi dire, quando vai dal nutrizionista nei primi 6 mesi, tu sei affetto da un attacco di santità, non sostenibile. Cioè, da una roba che finché gli è l'entusiasmo, a dura, se ti danno $100,000, va bene, dopo torni come prima con vendetta. Cioè, torni al peso di prima, ma chi fa diversi tentativi, dopo un po' è sovrappeso e resta sovrappeso. Quindi guai tentare una dieta, piantare una dieta, come fanno molti, perché quello è il modo migliore per guadagnare 5 kg. Quindi è sbagliato. Bene, 2009, tutti felici, tutti contenti e tutti magri. Bene, 6 anni dopo, 2015, Colata, che è un giornalista del New York Times, che io conosco bene perché lavora sull'influenza, sulle epidemie, è una giornalista molto ferrata, Colata del New York Times, cosa fa? Va a rivederli nel 2016, gulp, sono tornati come prima, dopo 6 anni erano tutti grassi come prima e qualcuno era più grasso di prima. Allora, eccoli qua, questo qui è quello che ha vinto il premio, vedete fa il musicista e questo queste foto sono prese dal New York Times del 2015 e in Italia l'ha pubblicato il Corriere della Sera, probabilmente anche gli altri giornali, io dico il Corriere della Sera perché ero a Milano, ma Corriere della Sera, comunque anche i nostri giornali, è passato inosservato. Perché è passato inosservato? È passato inosservato perché tutte le diete americanate che facciamo, quelli che comprano i cibi integratori in farmacia, tutte queste robe qui sono delle vaccate. E avrebbero dovuto dire adesso una finila di rubare i soldi alla gente, non funzionano. Invece tutti zitti, perché la mia farmacista a Torino viene al master da me e mi ha detto la gente non compra più quelle porcate, papette, alimenti di industria, meno male, perché venivano derubati. C'era gente che spendeva 300 o 400 euro al mese a comprare delle porcate per dimagrire.
Bene, allora cosa succede? Questo è il primo, quello che ha vinto nel 2009, guardate, è diventato di nuovo una bestia, largo così, non ce n'è per nessuno. Guardate questa, che avevate visto prima, che assomigliava un'anguilla, guardala lì, col figlio. Guardate questo, questo è il sacerdote, il reverendo padre, guardalo. Guarda com'è ridotto. Questa è un'altra, guardala. Quindi, cosa è successo? Le diete, tutte le diete che noi facciamo adesso, tutte le pappette, i brodagli, tutte queste robe qui, van bene, se ne è a chi, perché il farmacista si lamenta che guadagna quasi niente, il malato spende un mucchio di soldi, si illude di perdere peso, ma dopo sei mesi, ma lo perde peso, lo perde davvero, quindi ogni tanto arriva qualcuno e dice, oh, sono andato da, mi ha dato una dieta stravagante, una vaccata tremenda, ho perso 10 kg, lo so già che hai perso 10 kg, perché ti è preso un attacco di santità, e la santità fa dimagrire. Andiamo avanti, questo allora gli scienziati hanno detto, sì ma perché? Perché adesso il problema è perché, cioè che spiegazione abbiamo di questo fallimento? Perché io vorrei che le diete funzionassero, che i farmacisti vendessero, perché andava a pagare il mutuo, la figlia è disoccupata, capito? Quindi tutti i di problemi, io non voglio male al farmacista o quello che è, il problema è che funziona, quindi come medico mi dà fastidio. Gli scienziati sono andati a rivedere tutti i dati di queste persone e hanno pubblicato questo articolo su Obesity. Chi di voi capisce un po' di inglese? Io ho postato tutte queste robe su Facebook oggi, andate Beppe Rocca in Facebook, trovate tutte queste robe, l'articolo, le foto, i grafici, l'articolo scientifico, tutta l'ambaradan, tutta la detective story, la trovate tutta gratis su Facebook. Però unfortunately è inglese, perché la scienza parla inglese, e abbiate pazienza. Io però sopra anche metto la spiegazione, quindi anche se vi guardate solo le foto un'idea ve la fate, no, di quel che è capitato. Questo articolo su Obesity ha spiegato una cosa che mi ha fatto venire freddo alla schiena. E che cos'è che mi ha detto questo articolo di Obesity? Fate attenzione, perché qui questa è la chiave di volta della faccenda. Vedete, a sinistra vedete la gente che è andata giù, a seconda di quanto era santa, è andata giù nel 2009 e poi torna su rimbalzando, no? In modo spaventoso nel 2016. Ma io posso dirvi che quelli che vanno dal medico una volta, provano a dimagrire, poi non ce la fanno, cambiano dieta, poi non ce la fanno e pesano ancora, vanno ancora più su di questi poveracci qua. Questi qua si erano impegnati, perché? Perché c'erano dei soldi. Cioè, se ti davano $100,000 cambiavi la casa, capito, davi soldi, aiutavi tuo figlio, cioè arrivate in casa $200,000 o $100,000 possono far piacere, quindi loro si sono fatti, loro hanno avuto un attacco di santità pagato, quindi erano dei santi ben retribuiti, santo ben retribuito è meglio di un santo. Bene, la diapositiva che mi dà fastidio è questa di destra. La diapositiva di destra dice che il metabolismo basale, scusate se uso un termine tecnico, ma minca tanto i va, perché sennò non è che lo faccio per darmi delle arie, adesso vi spiego cos'è il metabolismo basale. Il metabolismo basale di questa gente, man mano che andavano avanti nella dieta, si abbassava. Adesso allora vi faccio questa diapositiva, poi ve lo spiego proprio alla buona, no? Che ci capiamo, così capite questo concetto. Queste sono, fate conto che noi siamo un'automobile, no? Che il metabolismo basale è questo 60-75%, il consumo, la parte più grossa, è il metabolismo basale. Cosa fa? Serve a respirare, far andare il cuore, tun 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 tun, il rene che filtra, capito, i muscoli, serve a camminare. Chiamiamolo il consumo quotidiano, no? Quello di base, cioè ti, per tenere la macchina funzionante devi consumare quel tot lì. Ed è la fetta più importante, lo vedete, è questo affetto azzurro, no? Il pezzo azzurro è il metabolismo basale. Poi c'è un'altra fetta che è 15-30%, è l'attività fisica. Mi tu, ma che mi fa l'atleta? Vado a fare jogging, cammino 10 km, invece di portare il figlio a scuola con la macchina lo porto a piedi, faccio le scale e io consumo. Già vedete che però l'attività fisica aiuta, ma non basta a controbilanciare il metabolismo basale, perché la fetta azzurra è grossa come una ca. Poi c'è quel 10% che quando tu mangi proteine li bruci, perché è più difficile smontare una bistecca che smontare una pizza, e quindi ma lasciamo stare, la fetta rossa è per specialisti. Atteniamoci a questo. Allora vediamo Beppe Rocca, che
o uno di voi che non conosco il nome, che decide di fare il santo. Io faccio il santo. Vabbè, io se, adesso ci sono delle bilance che quando io salgo sopra mi dicono, io gli do il peso, la mia età, eccetera, e loro mi dicono il mio metabolismo basale, me lo calcolano, ma ve lo dico io a stima. Uno come me, una bestia che faceva sport, Himalaya, scalate, ha un metabolismo di 3000. Le donne qui presenti hanno 1800, 2002, 2004, eccetera, ancora peso, perché per le donne è ancora peggio. Morale della storia, cosa succede? Facciamo l'esempio Beppe Rocca. Io ho un attacco di santità. Duman, vado dalla nutrizionista, la nutrizionista mi dà una dieta, ma non mi interessa cosa mi dà. Ho già capito che tanto falliscono tutti. Ma lei, lascia stare, lei mi dice, tu mangi 2400 calorie, lei mi dice solo quanta benzina devi te. Se io consumo 3000 di benzina e metto dentro 2400, i 600 diventano peso perso. Allora cosa succede? Io vado a casa, lascia ste cosa mangia, io mangio meno del mio metabolismo basale e cosa, la prima settimana urino un mucchio, perché mangiando meno o meno proteine, quindi perdo acqua, urino ettolitri, vaga sulla bilancia, dopo una settimana ho perso 5 kg. Oh, questa dieta è meravigliosa. Qualunque dieta, la prima settimana perdi, i primi 10 giorni perdi 5 kg, se hai un attacco di santità. Dopo la prima settimana cosa succede? Io continuo ad andare giù e 3000 meno 2004 fa 600, io quei 600 li perdo, quindi perdo 400 grammi al giorno, 500 grammi, meschilo il dì. 400-500 grammi al giorno, se vado avanti tutta l'anno, io divento una libellula, no? Dopo prendo il volo come Leonardo da Vinci. Morale della storia, cosa succede invece? Cosa dice invece questa curva qua maledetta? Questa curva dice che no, io non continuo a consumare 3000, ma manca il passo al tempo consumo meno, perché il mio organismo, che è intelligente, dice, ma perché mi devo bruciare tutto sto cibo, far andare il cuore a 1000, fende tutto a 1000. Questa persona ha deciso che mangia 2400 calorie invece di essere un 3000, una macchina di cilindrata 3000. Voi partite Beppe Rocca una Ferrari, dopo un anno Beppe Rocca una Panda o una ibrida da Toyota, io non consumo più niente. Allora dopo un anno cosa succede? Che Beppe Rocca, mentre prima è partito, era già era un santo. Poi cosa ha tolto? Beh, ho tolto, non posso bere 2 litri di vino, ne bevo solo più 2 bicchieri. Poi ho tolto gli alimenti industriali, mi do una regolata, invece mangiare piatto e pasta e mangia un po' meno. Con poco sforzo all'inizio io sono diventato un santo. Ma man mano che va avanti, quando divento una Toyota Yaris ibrida, c'hai voglia, ti mangi più niente, perché 800 calorie, capite che 800 calorie, allora io bevo un bicchiere di vino e mangio, capito, un pezzo grosso così di carne e mangio la pasta, figurate, tanto per il pasta sono 800 calorie, io non dimagrisco più, capite cosa voglio dire? Non solo, ma se il metabolismo è andato giù, io arrivato a 6, 7, 8 mesi, non ne posso più. Perché gli altri mangiano, vai al ristorante con gli amici e ti mangi nesmia, che zie malavi, sei fuori di testa. Cioè gli altri sembrano tutti più felici di te, dici ma io non sono santo, farei per me sta roba qui. Ma se anche tu continui a fare il santo, tu non scendi più. Quindi arrivi ad un certo punto che tu comunque mangi un po' di più di quello che è il tuo metabolismo basale, ma allora ti cominci a risalire dall'altra parte, avete capito? Quindi dalla Ferrari vai alla Yaris e va tutto bene. Quando dalla Yaris mangi come una Ferrari, tu cominci a risalire, fai lo yo-yo, parti in salita e sei bella a posto. E quindi siamo fregati. Bene, la dieta fusionè. Cosfuma è un bel guaio questa storia qui. È anche una storia perché l'unico modo nel 2017 per perdere peso è riscoprire, reinventare il digiuno. Riscoprire il digiuno, diceva la coordinatrice, quello che è, se andate anche in libreria, quello che è, trovate libri sul digiuno. Ma attenzione, il digiuno non è una roba da santi, cioè i santi del deserto, capito, l'Islam, no, è una roba che si fa programmata, la fai quando vuoi tu, come si deve, è una roba molto snob. Io infatti digiuno, ma non mi sembra di essere tanto patito, io salto colazione, salto pranzo ormai da un anno, ma anzi il cervello va molto più veloce. Vediamo perché il digiuno è stato riscoperto. Allora, nella storia dell'umanità dovete ricordare solo due cose molto semplici. Una è questa:
che la gente non sa, ma i vostri nonni hanno digiunato, alla faccia si hanno digiunato, il venerdì mandavano a mangiare la car perché lo diceva la chiesa, non sempre, prima che ci fossero i negozi si mangiava quello che c'era in casa, allora se c'era la salata mangiava la salata, se c'era i puvrum mangiava i puvrum, ma non esiste che tu ti riempivi il carrello di merendine spalmabili e tutte porcate e torte già fatte, ma quando mai? Io la prima banana l'ho mangiata che avevo 8 anni, quindi fate attenzione perché non stiamo reinventando niente. Tutte le popolazioni che conosco, gli Islam, al Ramadan, noi avevamo... La Quaresima? Mia nonna rispettava la Quaresima, io mi ricordo ancora, non proprio a Yeranè, una bigotta persa, una fondamentalista, però in Quaresima non bisognava mangiare tanto, perché comunque la Quaresima è tutto che vuole, no, poi puoi essere d'accordo o contrario. Ma non mi interessa la motivazione, mi interessa che le persone fanno digiuno. Non parliamo l'India, i buddisti... Quelli fanno digiuno quando la luna è così, incontra Saturno, mangia un cioè, in tutte le civiltà del mondo il digiuno faceva parte della vita quotidiana. Non c'era un medico che veniva a dirti fa digiuno, lo facevano e basta, solo che non te ne accorgi. E poi fino al 1960-70 io ho un'enda a mangiare. Io mi ricordo quando compravi la gorgonzola, noi eravamo 7 in famiglia che aveva 2 etti di gorgonzola. Io dico di gorgonzola mangio 4 etti da solo se è finito l'attacco di santità col mascarpone e le noci. Quindi capite che è cambiato il mondo. Ma il mondo è cambiato negli ultimi 20 anni, perché prima Yuma sempre digiuna. Quindi non sto dicendo niente di stravagante. Perché mi affascina e mi interessa questo discorso? Ecco, prima di tutto voi siete all'università della terza età, io ho 20 anni ma voi ne avete molti di più e quindi voi essendo anziani avete il problema che hanno gli anziani. E questo studio nei topi, ci sono una montagna di studi nei topi che mi danno fastidio. Cosa dice questo studio nei topi? Lo studio nei topi dice che, la vedi quella curva verde di... Dunque il topo, ecco spieghiamo cosa c'è qua, sono i mesi, 60 mesi, non 60 mesi, sono 5 anni, ok? Il topo, studiamo il topo perché il topo vive poco. Allora se Tetore Ferro vive più a lungo, con un esperimento semplice, vedi subito come va. Invece l'uomo vive fino a 90 anni, fare un esperimento, a parte che non è etico, eccetera, ma è molto difficile. Vediamo cosa hanno fatto i ricercatori nel topo. Prendono il topo che mangia tutto così, mangia normale, anche abbondante, caloria, go-go, tutto finché vuole, e dato che gliene danno, perché per esempio Giulia fa la biologa molecolare, lei adesso fa il topo sitting, no? Fa giocare i topi, insieme alla rotida da mangiare al topo, fa il topo sitting, perché i topi servono per fare ricerca, quindi devono star bene, divertirsi, essere allegri, bisogna occuparsi del topo. E quando tu fai topo sitting, un topo che mangia finché vuole, vedete che vive 37-38 mesi, cioè 1 anno e 8, quasi 2 anni, ma neanche, 2 anni un po', 3 anni vive, 2 anni e mezzo, 3 anni, la curva verde, vedete? Poi cosa hanno fatto? Hanno provato a togliergli il 25%, cioè tenerlo a stecchetto, no? Dico, mi alzo da tavola, ho ancora fame, non gli dai quello che vorrebbe, gliene dai una frisa meno, e vedi che la curva azzurra gli hanno tolto 1/4 del cibo e lui vive già quasi 1 anno in più, il maledetto. Togliendogli metà, quasi s'addubbia la sopravvivenza. Allora, questa cosa qui è molto fastidiosa, vuol dire che chi mangia meno vive più a lungo. E voi che siete anziani, fate attenzione. Perché se avete superato i 60, capito? Io non li supererò mai perché non andrò mai dopo l'adolescenza, ma chi ha la disgrazia di invecchiare, io invecchio la settimana prossima, ma non ditelo perché è un lutto nazionale. Allora che cosa succede? Abbiamo fatto il calcolo di cosa capita riportato all'uomo, no? Perché adesso ho parlato di mesi, magari non vi rendete conto cosa sto dicendo. Se tu tagli 1/4 di quello che mangi, ti alzi da tavola con fame e mai tolto 1/4, vedi, da 85 anni sei andato a finire a 113 anni, te guadagna 15 anni. Petri a 140 anni mangiando la metà. Non è stato... Fermi tutti, questo è un modello matematico, non vi garantisco che se andate a casa e dimezzate il cibo vivete fino a 140 anni. Però sicuramente questo esperimento dà fastidio. A me ha dato molto fastidio, perché io non essendo un santo, cosa mi sono detto? Adesso cosa faccio?
quando non c'è nessuno, non c'ho la fidanzata, vado al ristorante, ecco, mi mangio, tanto studio, cosa me ne frega, e digiuno. E poi quella volta che esco, vado al ristorante e vado a mangiare come sdeu, di qualità. Stasera vado a Cisterna, ma qui ne avete dei posti, vado dal vostro, da vostra vineria qui, del formaggio, voi a Canale, Canale siete dei, altro che i santi, Canale ti puoi trasferire quando vuoi. Morale della storia che ho detto, io mangio una volta alla settimana bene e così prendo i due piccioni con una fava, capito? Bevo solo più vino doppia fermentazione, la birra l'ho tolta, la birra è per i poveri, per i tedeschi, lascia perdere, abbiamo del vino spaziale, vino buono, doppia fermentazione, ne avete anche due o tre buoni a Canale, bevo se ti piace il rosso, trovi tutto il vino che vuoi, il rosso, la Barbera Super, il Nebbieu, le voilà. E quindi tento il colpo di allungare la vita con questo stratagemma e risparmio. Pendi, ma sei diventato snob, spendi di più. E certo, ma mangio un terzo di quel che mangiavo prima e quindi il portafoglio è rimasto uguale. Non è che io spendo di più o quello che è. Dumo avanti. C'è un altro discorso che mi dà fastidio, ma proprio fastidio, fastidio, fastidio. Cosa è capitato durante le due guerre mondiali? Vedete cos'è capitato alla mortalità durante le due guerre? La gente aveva la tessera e non arrivavano più gli zuccheri industriali perché? Perché li hanno requisiti per dargli ai soldati. Sia nella guerra del 15-18 che nella guerra del 45 si mangiava poco. E cosa si mangiava? Il coniglio, il maiale, il vitello e la verdura che coltivava. Perché gli zuccheri non arrivavano, gli alimenti industriali non arrivavano. Perché le navi servivano per portare militari, armi, bla 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 bla, la tessera, tutte queste storie qua. Bene, guardate cosa è capitato alle malattie, ai ricoveri in ospedale, alle malattie durante le due guerre. Su Andasun caduta libera. Allora questa diapositiva, non la, cioè, poi i medici non lo dicono perché poi l'azienda non gli dà più i soldi per la ricerca, ma il messaggio di questa diapositiva è che vanta mangiare meno e mangiare meglio, e invece l'industria fa sempre di più, costa sempre meno e la qualità è sempre più scadente. Quindi capite, questa diapositiva ti dice che aveva ragione mia nonna e non il supermercato che ti vende 4 Coca-Cola da 2 liter per un dollaro, perché 4 Coca-Cola sono piene di frutto, di tutto quello che vuoi e tu ti ammazzi da solo. Quindi questa è un'altra cosa, l'hanno studiato in Norvegia, l'hanno studiato in Olanda, abbiamo 20 lavori che dimostrano che la restrizione calorica nell'uomo, prima vi ho detto per un enfe l'esperimento, no? Prendi un uomo, lo metti a stecchetto, sei un nazista, qui i nazisti l'hanno già fatto loro l'esperimento, nel 15-18 ma fallo in trincea fino qua, quando smangiava ne in aria a camminare. Quindi questo è un esperimento naturale che ti dice che non sono sicuro che mangiando meno vivo 120 anni, ma quando l'hanno fatto non si ammalavano più. I disturbi mentali, ci sono i dati della Norvegia, gli schizofrenici, l'autismo, non venivano più ricoverati. Ti dice perché è la guerra? No, no, gli ospedali c'erano ancora, anzi c'erano le donne, le infermiere, perché siccome in guerra mobiliti tutta una serie di persone per assistere i militari, assisti anche i civili. Quindi non è che sia crollata la sanità più di tot. E quindi diciamo che questi due dati mi fanno pensare che il topo ha ragione, cioè che se non mangio vivo più a lungo, e questa è una notizia che può anche, ma non solo, che vivo, faccio come la, cioè il mio ideale di vita, no? A 90 anni vado a dormire la sera e sfermo il cuore alla mattina, sono bello e morto, muoio come una pera, cioè sto bene fino all'ultimo, muoio da sano, ecco. Già l'anno scorso vi avevo detto il mio ideale di vita è voglio morire sano come un pesce, sta bene fino all'ultimo momento, poi tanto prima o poi vanta che muora e vaga dorme e me svipi, è un bel lusso, niente Alzheimer, niente ipertensione, niente pastiglie, medico di base, la mutua, no, niente tutto su. E sembrerebbe che il digiuno e a buttare giù le calorie faccia proprio questo effetto qua. Ok, andiamo avanti. Quali sono gli effetti fisiologici del digiuno? Questi metà li ho verificati io, metà sono in letteratura. Migliora la lucidità mentale, migliora l'apprendimento, la concentrazione, l'energia, la vitalità. Allora, chi di voi adesso va a casa e domani si mette a fare digiuno dice ma quello là mi ha raccontato una montagna di storie. Perché vi dico già subito, la cosa difficile è passare da una dieta sbagliata, piena zucchero, eccetera, al digiuno. I primi giorni sono i peggiori, diciamo la prima settimana, e ti consiglio forse di farti assistere da qualcuno, fete dei namanchi, di un come funziona, che soprattutto stia, perché cosa succede?
Se tu sei abituato a mangiare zuccheri a chili, tu hai l'insulina, che è l'ormone dello zucchero, ne hai troppa, hai una roba che si chiama resistenza insulinica. Allora ti domani fai digiuno. Se tu domani mattina non fai colazione e a cena hai mangiato un mucchio di zucchero, tu durante la notte hai un eccesso di insulina, al mattino mangi niente, alle 11 vai in ipoglicemia, cioè ti sei stordito, sei sudato, dici ma quello là arriva da Torino per dirmi di digiunare, ma io sto male, svengo, mi sento mancare, eccetera. Allora quello che devi fare è che questo periodo di transizione da una dieta sbagliata con eccesso di zuccheri, insulina, eccetera, e se poi sei diabetico, iperteso, prendi farmaci, a maggior ragione dovresti avere un medico che ti aiuta, ma non pensate che sono venuto a dirvi che voi travagli, io non lavoro proprio e non vi visito proprio e non ce n'è per nessuno. Mi bere champagne insegno su fare quello, faccio lo scienziato e non visito nessuno. Quindi non vengo a vendervi neanche le visite, però sto dicendo e sto però formando gente, ho un master di medici e Giulia, ricercatori che imparano ste robe, capito? Però mi viene in visite niente. Morale della storia, cosa succede? Che deve seguirti qualcuno, perché tu in questo periodo è un periodo molto difficile. Dovresti fare prima passare una dieta coi grassi, alla sera non mangiare zuccheri, alla sera mangi grassi, soprattutto grassi, quindi ti fai, capito, te la mangi il fritto misto, niente pane, niente pista, niente zucchero, niente di niente. Il giorno dopo è molto più facile, ma non posso insegnare qui, capito, la prima settimana del digiuno, perché nel caso mio ho tribolato un giorno o due, io non sono andato dal medico, essendo uno che insegna queste robe, quindi, però dopo vi dico anche due problemi psicologici, vi dico le difficoltà. Quindi se nei primi due o tre giorni di tentativo di digiuno, adesso vi dico anche come, perché sautenenti, ti passi, non fare l'eroe, una roba con pot cunisium, se nei primi due giorni o tre hai qualche disturbo, non stupirti, e non è per il digiuno, o è perché mangiavi male e il passaggio, il cambiamento d'abitudine che ti stordisce. Ma dopo un po', io per esempio, io stamattina non ho mangiato, io stamattina ho preso un caffè, forse, non avevo neanche la panna, caffè e basta, a pranzo ho preso un caffè e poi... Poi abbiamo preso il vitello tonnato e un bicchiere di Franciacorta doppia fermentazione al bar qua sotto, tutto che mi mangiavo, finita lì. E sveglio come un grillo, lucido come quel che vuoi. Perché il cervello... Allora, pensate alle vacanze di Natale. Pensate alle vacanze di Natale. Voi arrivate all'Epifania che siete storditi come delle capre. Perché siete storditi? E il panetun, e la torta, e l'Olimpiadi, e il dolce, e il tiramisù, e il tiramigiù, e la cosa. Arrivi all'Epifania che sei completamente stordito. Perché? Perché hai mangiato zuccheri fino qua, molto semplicemente. Invece tu stai un giorno, e tra l'altro poi adesso insegno agli atleti che corrono, loro mangiano solo più coke, dopo vi dirò cosa mangiano, acidi grassi a catena media, solo più grassi, un po' di zucchero, ma lo zucchero è l'eccezione. Dumo avanti. Le malattie, dove sono le malattie, dove serve il digiuno? Guarda lì, le due pagine. Certo, il diabete per forza. E se ti dico di non mangiare, il diabete è un eccesso di zucchero. Ipertensione, certo, non mangi il sale, capito, non va su l'insulina, cioè, l'Alzheimer, il cancro, l'acne, la gotta, l'ovaio policistico, il reflusso gastroesofageo, queste sono tutte dimostrate. Cioè, qui sappiamo che chi riesce a fare un po' di digiuno migliora tutta sta roba qua. Ma è neanche che non prendi più le medicine. Tu pian pianino provi a saltare qualche pasto e poi se vedi che vai bene riduci pian pianino i farmaci. Per questo dicevo che se ti segue qualcuno che sa fare il suo mestiere è meglio, perché sennò ti fai anche del male. Controindicazioni. Le persone sottopeso o malnutrite, no? C'è molta gente che è lì al pelo, no? E dice, ah, mi fa se il digiuno così divento più performante. Fate attenzione, perché la gente che non mangia, c'è molta gente, adesso ci sono degli anoressici anche alla nostra età, e quindi quello non deve fare digiuno, tu che niente, perché quello lì già non riesce a tenere l'equilibrio alimentare, va bene a bustichè il can che dorme. Prima dei 18 anni di età, quindi non andate a casa a fare il digiuno ai bambini, gli adolescenti, eccetera, perché il bambino, che dicevo prima, non deve andare in sovrappeso, ma non può far digiuno, perché il digiuno ha un metabolismo tutto suo, che adesso vi spiego qual è, che non va bene per una persona in crescita, nell'adolescenza, eccetera, eccetera. Le donne in gravidanza non se ne parla,
e le donne che allattano, ovviamente, no? Quindi capite che qui non vogliamo fare morire di fame, qui vogliamo fare il digiuno by design, noi sappiamo quel che facciamo, ok? Let's go. Ma andate ancora bene? Siete ancora svegli? Mi va avanti, Allora, adesso, qual è la differenza grossa tra quello che facciamo adesso tutti i giorni e il digiuno? E come facciamo a fare un po' di digiuno senza farci del male? Vi do alcune dritte e poi andiamo a casa. Bene. Primo punto, il metabolismo basale. Vi ricordate prima quella storia del che andava giù, il caduta libera? Quando fai digiuno il metabolismo basale non si muove dal posto, sta fermo dov'è. Se Beppe Rocca è 3000, Beppe Rocca fa digiuno è sempre 3000. Ah, ma allora voglio vedere, se io sono una Ferrari e salto un pasto, figurate, guadagno 1000 calorie al colpo, quindi perdo, capito, 2 kg al colpo. Quindi capisci che dire che il metabolismo basale non va giù, cosa ha detto a noi ricercatori? Attenzione. Quando io faccio una dieta, qualunque sia, tra l'altro la dieta è un'invenzione, un'americanata, le hanno inventate negli ultimi 20 anni, una volta i medici, fu una la dieta, fu un regime, ti dicevano come dovevi vivere, divagava, se beve 2 litri di vino, gava un po' di vino, se hai capito, beve troppo sale, gava la sale, ma non si sognava di dirti fai la dieta Dukan, low carb, le diete sono un'americanata senza senso. Sono una roba che ci hanno venduto gli americani, ci hanno venduto tante robe buone, ma ci hanno venduto anche una cultura demenziale che è quella delle diete. Allora, cosa hanno fatto? La prima cosa che hanno fatto i medici, i ricercatori, hanno detto: ma se io digiuno e va giù il metabolismo come in quelli là, è tempo perso. No, il metabolismo non si muove dal palo. Tu hai 3000, resta 3000. Sei un Ferrari, resti un Ferrari. Sei una Panda, resti una Panda. Questa è una notizia da $100,000. La domanda è stata: ma perché nel digiunatore il metabolismo resta com'è e in chi mangia normalmente il metabolismo invece va giù progressivamente? La risposta è l'insulina. L'insulina è lo zucchero. Tu mangi zuccheri, produci un ormone che si chiama insulina. L'ormone che si chiama insulina è fatto apposta per evitare che lo zucchero si fermi nei vasi sanguigni. Fumo un esempio. Tu hai un bellissimo orologio che ti paga 10.000, un Rolex. Prendi una tazzina d'acqua, la riempi di zucchero, camper Rolex, non l'userai mai più, perché il Rolex si ingrippa, perché gli zuccheri non devono stare a contatto con gli organi vitali. Allora, per evitare, quando io mangio, c'ho lo zucchero che va nel sangue, l'insulina serve a mandarlo nei muscoli, nel fegato, nel cervello, non deve stare nei vasi sanguigni, non deve stare, a, capito, a stickiness, come si dice in piemontese, è appiccicoso come la marmellata, no? Avere lo zucchero nei vasi sanguigni come avere la marmellata nel vaso sanguigno, il miele, no? Che si aggrippa tutto. Io devo usare l'insulina a buttarla nei vasi sanguigni. Quando io ho l'insulina e comincio una dieta e riduco la quantità di insulina, la insulina regola il metabolismo basale. Quindi se ho tanta insulina ho il metabolismo alto, se abbasso l'insulina abbasso il metabolismo basale, non dimagrirò mai. Io invece, quando l'atleta quando corre, e se resistete ancora, poi tra un quarto d'ora vi dico perché il digiuno e l'esercizio fisico, un certo tipo di esercizio fisico, sono sinergici, sputensio a vicenda, e sono una gran bella pensata a fare tutti e due, perché quello che noi dobbiamo fare è piantarla lì di produrre insulina, ma usare l'adrenalina, perché quando tu tacca cure o tu fai digiuno, si alza l'adrenalina, è una roba che si chiama glucagone, e quindi la curva del metabolismo resta al palo e non si muove da lì. Allora, cosa succede? Abbiamo capito una cosa molto interessante, abbiamo capito che l'uomo è come le macchine del futuro, no? Adesso fanno le macchine con due motori, no? Un elettrico, uno benzina, o tre motori, un elettrico, una benzina, uno corso. Noi abbiamo due motori, un motore che va a zucchero e serve solo per le brevi periodi, per gli sforzi, per correre, se il leone ti corre dietro, se ti da fe ne sprint, eccetera, ma il modo migliore invece di usare il nostro organismo e anche il cervello è il modo diesel. Allora, cosa succede? Che quando tu mangi come un disgraziato, funziona come una macchina a benzina. Quando tu invece fai attività fisica, adesso vi dico quale, e fai digiuno, funzioni come un diesel.
Allora perché vivi più a lungo? È per forza, perché quella macchina ha lo sprint, ma si va a pezzi, come una Ferrari. Riesumanca arrivé alla fine del Gran Premio. Viceversa, la macchina diesel, io avevo il Goldwing, la moto la useranno, cioè, ci sono delle moto che hanno fatto 500.000 km. Se te un Mercedes di qualche anno fa, no, cioè, se non lo distruggi con il bazooka, non va mai alla fine. Quindi cosa succede? Che l'uomo ha due motori, un motore che va a zucchero, un motore che va a grassi, e per vivere a lungo devi bruciare i grassi e non gli zuccheri. Quello è la conclusione di questo discorso. Come fai? Col digiuno e con l'esercizio fisico. E adesso vi dico il trucchetto del perché si somigliano tra loro. In pratica, qual è la fregatura? Quando tu hai fame, mangi zuccheri, è come se tu usassi il frigorifero, no? Ti dorbet mangia, zoret mangia, zorte, vai avanti e indietro e tu mangi a go-go 40 volte al giorno. Invece il diesel è come il freezer. Hai una DCD che fuma il cinghiale, il coniglio, vai a prendere dal frigo. Quindi purtroppo noi abbiamo due motori, ma anche due sistemi alimentari, uno che funziona nelle emergenze e uno che funziona sul lungo periodo. Peccato che negli ultimi anni noi fumiamo il breve periodo, noi mangiamo tutto niente al frigo. Noi il discorso dei grassi, bruciare i grassi, bruciare chetoni, non lo facciamo più. Bene. Allora uno dice, sì, ma io muoio di fame, se non mangio gli zuccheri il cervello va in tilt. E ancora molti medici fino a 15 anni fa erano convinti che il cervello mangia zucchero. È falso. Il cervello mangia zucchero in situazioni d'urgenza, ma se guardate, io oggi non ho toccato lo zucchero di nessun tipo e funziono benissimo, ho mangiato grassi a catena media, adesso vi dico cosa, e ho preso il caffè e cioccolato, ma io di zuccheri a rapido assorbimento non ho fatto nessun uso. Quindi vuol dire, e perché questo? Perché mentre se io brucio lo zucchero produco 32 ATP, 32 molecole di energia, se io invece mangio solo grassi ne faccio 460 molecole di energia. Quindi voi capite che se mi stamattina io mangio 3 pezzi di cocco o due pezzi di cioccolato, o delle nocciole, o delle mandorle, o delle noci, io brucio grassi e quindi ho tutta l'energia che voglio, ma vado a diesel, non vado come una macchina a benzina. Riuscite a seguire? Non è che sto semplificando, ma allora, adesso uno dice, sì, ma te continui a parare, non è da fame, vi sembro morto di fame, io devo ancora perdere 10 kg. Purtroppo sono andato nell'est europeo, sono andato al ristorante e l'attacco di santità è passato e quindi io adesso devo smaltire. Però io a Torino, 5 giorni, gli ultimi 5 giorni, zero, io di zuccheri, zero. Caffè, cacao, panna, burro, nient'altro. Stasera vado a mangiare fritto misto, ma non vado a mangiare la pizza, niente pizza, niente di che. Quindi stasera avrò il mio attacco di santità, si ammortizza, ma non succede niente. Sta tranquillo, da domani ricomincio il mio digiuno e andiamo benissimo. Allora, qual è il problema? Bisogna fare due conti. Se io brucio lo zucchero, se io mi metto a digiuno e sono uno che mangia solo zucchero, lo zucchero dura un dia e mezzo, due, perché noi il glicogeno ne abbiamo poco. Ma guardate la mia ciccia che ho in giro dappertutto, quanto dura. Ci sono 108.000 kcal nel mio organismo, 12 kg di grasso in uno che pesa 100 kg come me. Sapete quanto ci metto a bruciare tutto il mio grasso? Un anno e 18 giorni, l'ho calcolato con tanto di calcolatrice. Quindi mi rendo fame, tranquilli. Se ci vediamo nel 2019 a marzo, che mi sarà arrivato spero anche al TFR dell'ospedale da primario, e quindi lì sarà difficile resistere agli attacchi di santità. Allora cosa succede? Che io arrivato allora forse mi tirate un pezzo di burro, perché altrimenti mi avrete fame. Ma uno dice, le donne dell'Africa subsahariana, le donne fanno proprio così, in Africa sono arrivate fino lì e poi tacco mangiare le ossa, capito? Loro sono arrivate davvero dopo quella roba lì, ma voi non correte nessun rischio, a canale non facciamo gli spiritosi. Cioè se vi succede venite da me che vi mantengo, quando siete arrivati là venite a mangiare tutti i giorni a casa mia. Gli enuma in Occidente che fa così. Allora adesso vi dico due cose sui grassi, due cose sullo sport e per Dumacà. Un quarto d'ora? Ma siete dopati, cioè siete degli allievi incredibili voi.
a dar soddisfazione insegnare a voi. Bene, due cose, tre minuti di università sugli acidi, sui grassi. Visto che ho detto tutto il bene possibile dei grassi, no? Stasera tra l'altro mi farò portare due porzioni di cervello, perché il cervello cos'è? È un panetto di burro, sono tutti grassi. Quindi io so già che gli dirò voglio due porzioni di cervello e poi mangio il fegato e la trippa e domani vado dal macellaio, trippa, la, come si chiama Giulia? Quella guanciale. Il guanciale, perché il guanciale lo uso per aggiungere all'arrosto perché così ci sono gli omega 3, grassi di qualità, io so tutto sui grassi e il macellaio lo sa già, trippa, trippa, mi fa il misto di trippa di tutti i tipi e via. Perché questo? Allora, fate attenzione, i grassi si dividono in tre gruppi, lo dico perché dopo vi do due consigli pratici. I grassi si dividono in grassi saturi, i saturi, il medico, sono tutte balle, è una montagna di balle. I grassi saturi sta venendo fuori che non danneggiano nessuno. Tu muori perché hai lo zucchero nel circolo come il Rolex di prima, non perché hai il colesterolo. E l'idea è un'idea da sempliciotto, che ti mangi il burro va nelle coronarie, ma se è folle, mangi il burro, lo smonti, lo bruci, cioè il tuo burro con le tue coronarie non c'entrano niente. È un'idea da una spiegazione che va bene dal parrucchiere, ma non è scientifica. Allora, però, di questi acidi grassi c'è un problema, no? Allora tu dici, ma Beppe mangio solo grasso, voglio fare la corsa, io vado a correre, no? Faccio 18, 10, 15, 20 km quest'estate, e corsa. Oppure faccio una camminata, voi potreste fare una camminata di 5, 6, 7, ma anche correre, fate una mezza maratona, vabbè, non taccate da 20, taccate da 10, 5, quel che è. Allora se io dico questa sera mangio, vado a mangiare il fritto misto, domani corro, no, ho un problema. Qual è il problema? Il problema è, qui lo faccio proprio a fumetti, abbiate pazienza, quegli acidi grassi, i grassi di una volta, lardo, capito? Quelli di qua, il burro, sta roba qui, hanno il palmito, hanno degli acidi grassi lunghi così. Quegli acidi grassi noi dobbiamo bruciarli in una roba che si chiama mitocondrio, un inceneritore che c'è nelle cellule, e non sono capaci, sono lunghi così, riescono a entrare il mitocondrio, ci vuole il trenino, che si chiama carnitina, che lo trasporta dentro, qualcuno di voi la userà come integratore, la carnitina. Morale della storia, dove voglio arrivare? Se io faccio sport e domani mattina parto di corsa un po' forte, quegli acidi grassi non riesco a bruciarli, perché appena ho finito quelli che sono nel mitocondrio, devo portarne degli altri nel mitocondrio, come quando ti fai fronte al camino e devi andare fuori, prendi la legna e fai il mucchio in casa, no? Preciso. Quelli lì non sono veloci. Allora gli atleti, o anche voi se volete dimagrire e stare giovani, vivere più a lungo, dovete fare dell'esercizio aerobio, adesso vi dirò, poi alle jogging e camminate, lunghe camminate. Quando fai lunghe camminate e fai jogging bruci solo grassi, nient'altro che grassi. Lo zucchero fa ridere, quindi a te serve che tu bruci grassi, dimagrisci, perdi peso, vieni bello asciutto, no? Li vedi gli atleti, bei asciutti, non hanno quel rubo da... Ok, allora qual è il problema? Adesso abbiamo scoperto che di questi grassi saturi ce n'è una qualità che si chiamano acidi grassi a catena media. Gli acidi grassi a catena media, state a sentire, sono di grande moda. Perché? Sono nel latte materno. Quindi noi nei primi 4 anni di vita, se è nella mamma, se ti belle panà, o il latte in polvere, ma sei la mamma è meglio. Morale della storia, sta tornando di moda allattare i bambini eccetera. Adesso nel 2016-15 abbiamo capito che perché, cosa c'è nel latte che serve al cervello, al bambino per diventare sveglio e tutto quanto? Ci sono degli acidi grassi, dei grassi che chiamiamo a catena media. Se siamo laurico, caprico, caprilico, caproico. E dove sono? Quelli lì sono corti, sono picurt. Essendo picured vanno dritti nel mitocondrio, vengono bruciati senza aver bisogno del trasportatore, del camion e qua. Allora io che faccio lavoro intellettuale tutto di davanti a un computer nel schermo grosso parei, quali sono quelli che servono a me? Perché io mi sveglio, voglio che il mio cervello bruci quella roba lì, perché non voglio gli zuccheri perché sennò vivo di meno, ma voglio che il cervello sia lucido. Dove sono questi acidi grassi? Nel latte materno, ma... E adesso lo vedrete comparire in tutti i supermercati, nel cocco. Adesso troverete il cocco a pezzi nel supermercato, perché abbiamo scoperto che nel cocco, il cocco polpa, non il latte,
perché latte e zuccheri buttatelo via. La polpa o l'olio del cocco contiene lo stesso grasso che c'è nel latte materno. Dove altro c'è è dentro i formaggi di capra e di pecora. Quindi io adesso sono un amante di capra e pecora go-go stagionati. Contengono il 15-18%, quindi Meculascium la fa con un pezzo di formaggio o il cocco, il caffè, il cioccolato. Perché invece adesso qui abbiamo detto si chiamano acidi grassi a catena media e i corridori, i ciclisti, Yagnabuta Alta Parei, d'acidi grassi a catena media liquida bianca, che è fatta un po' da cocco, da olio di cocco e un po' da olio di semi di palma. Attenzione, non ho detto palma perché l'olio di palma è una porcata. Infatti c'è da un perdo, adesso stanno, vedete la televisione senza olio di palma, quello è una porcata, ma l'olio di semi di palma invece è uguale al cocco, ma mila se stel cocco, la palma perché è un piasnen, il cocco invece è magico e i formaggi di capra e di pecora sono molto meglio di quelli di mucca per il tuo cervello, poi neanche dove ne mangiare il resto. Poi c'è un'altra razza di grassi di cui io sono un fan tremendo, sono questi qua in mezzo, si chiamano omega 9 e noi a Canale, a Castagnole, avere gli omega 9 fumano in fatica. Dove sono gli omega 9? Nei nuts, in italiano cosa sono i nuts? Le nocciole, le noci, le mandorle, il pistacchio, il macadamia, non le noccioline americane perché quelle robe lì sono un legume, lascia ste. Queste robe qui ne abbiamo quanti vogliamo, quelli sono di nuovo dei grassi di lusso, quindi se tu tenti il digiuno, a un certo punto c'è panatà che dice non mi sento bene, vuole campesi qualcosa, mangiati due noci, mangia due nocciole, mangia due mandorle e la gente dice oh, ma sono pieni di calorie, tutta la gente che mangia quella roba lì sono talmente calorici, sì il primo giorno strabardi, ma prova a mangiarli tutti i giorni, le olive. Ti copri un barattolo di olive senza guscio, tven fam, tre olive. Dopo una settimana vi garantisco io che tu non mangi più, perché i grassi tolgono l'appetito. Invece gli zuccheri aumentano l'appetito. E dato che io non sono un santo, devo stumieme, no? Capito? C'è una zona, l'insula, che toglie la fame. E perché il cioccolato? Perché nel cacao, e quindi cioccolato al latte, buttarlo via, una roba da americani. Cioccolato, cacao, 80%, noi abbiamo la Novi, il Gianduia, ne abbiamo due o tre, noi quell'altro la Perugina. Tu le copri, le vedi le barrette, c'è scritto cacao puro 80%, tu ti prendi quella roba lì, c'ha un attacco isterico, dici muoio da un momento all'altro, forno a microonde, due quadrette, 750 watt, un minuto e mezzo, o più da 1000 watt, un minuto e mezzo, due minuti ed è, viene liquida, pot panna insieme, hai finito, per otto ore tu non mangi più, io mangio solo quello ragazze, fate quel che volete, panna Elena, me la sempre in frigo, c'è sempre la panna Elena, due cucchiai di panna Elena, due quadratini di cioccolato, io studio due giorni di fila, sveglio come un grillo, altro che gli zuccheri, te mangi storie. Quindi fate attenzione che tornano di moda, infatti le nocciole, io ho fatto delle conferenze a Castagnole 5 anni fa che ho detto piantate le nocciole, adesso vaga al bar, dottor gliela pago io il caffè, a piantarli in sole, costavano 80 euro il quintale, sono arrivati a 800 euro il quintale, poi va su e giù purtroppo, però chi ha piantato le nocciole quando gliel'ho detto io 6 anni fa, adesso non paga il caffè per tutta la vita, e io il caffè lo... L'altra roba è il caffè è spaziale. Il caffè senza zucchero, buono, illi, non le cialde, perché le cialde sono una porcata americana. Caffè illi, o cialde illi purtroppo perché è così, oppure lavazza, quello caffè, possibilmente compra i grani, perché il grano non riescono a fregarti. Lo prendi, lo macini, quello è caffè. Il caffè come si deve e vai avanti a caffè. Io faccio 2 caffè al giorno, 3 caffè al giorno, panna non manca mai, olive sgusciate mancano mai, noci non mancano mai, cioccolato non manca mai e io vivo di quello. E poi quando ci sono gli amici, vengo a San Damiano, Canale, vado al ristorante e mangio il fritto misto, ma anche lì niente zuccheri, fritto misto, vitello tonnato, carne all'albese, cosa sto elencando? Carne e grassi, capite? Quella sera lì no, ma io non sono un santo, mangio solo per amicizia, io sono un mangiatore sociale, quella sera lì noci, panna, caffè, ah no, quelli lì sono i giorni di semi santità,
Perché il digiuno vero... No, no, il digiuno vero è solo acqua e digiuno intero. Okay. Sì, sì, adesso ve lo dico il digiuno vero. No, no, ma vi dicevo, nella fase di transizione, quando non avete ancora imparato, se ti prende un attacco che dice sto svenendo, non mangi zucchero, ma mangi 3 olive, 2 noci, capito? Io vi sto dicendo il purgatorio, ecco, questo è il purgatorio. Il purgatorio è panna e grassi, il paradiso è digiuno puro e l'inferno è quel che mangi tutti i dì. Bene, andiamo avanti. Cosa capita con gli acidi grassi a catena media? Lo vedete? Il cocco va dritto nel fegato e dal fegato va dritto al cervello. Quindi tu sei lucido. Nella gente che non si ricorda le cose, se hanno fatto, l'hanno dato a gente con l'Alzheimer, ma anche gente che non ha l'Alzheimer, ma io, Duchi Vitale, ciao, vedo la macchina, dove ho lasciato il cancello. Tu, se invece di mangiare zucchero al mattino mangi il cocco, 2 toc, 3 toc, ecco, fate attenzione, se comprate l'olio di cocco presi da un attacco di santità, per le donne funziona benissimo, perché funziona come lassativo. I ciclisti che volevano fare i furbi, se tu ne prendi 3 cucchiai, tu hai l'intestino che va a 1000. Perché? Perché sono a catena media, sono lubrificanti, quando non viene assorbito fa da lassativo. Quindi prendi 2 piccioni con una fava, cioè tu prendendo l'olio di cocco e dosandotelo, quando hai trovato la tua dose ti metti a posto l'intestino. Quella, la cosa interessante è che lui va al cervello, viene usato dal cervello senza entrare nei mitocondri, cioè entra nei mitocondri senza essere trasportato, quindi va benissimo. Quindi c'è l'olio di cocco, adesso infatti un'azienda, faranno i soldi, lo trovate biologico, ma tenete conto che costa 1,5 euro, cioè mentre il resveratrolo, il melograno, costa 1,5 euro, questa roba qua te la tirano dietro. Io che sono pigro, adesso lo trovi nelle scatolette già belle che rotto, e vedrete che nel supermercato trovi il cocco già belle che sbusciato, belle sciapato, e tu al mattino a colazione ti mangi quella roba lì col caffè, o se fai digiuno niente. Io sto dicendo il purgatorio, quando è che proprio tu le nenfe digiuno mangi sta roba sì. E vedete il latte della mamma, la ragione per cui il nostro cervello gli piace tanto è perché noi siamo già stati addestrati a mangiare quella roba lì durante i primi mesi di gravidanza. Dove lo trovate anche, vedete, l'olio di semi di palma, purtroppo la palma, vedete il frutto, col frutto fanno l'olio di palma che è una porcata tremenda e finalmente adesso sono tutti, fanno la gara chi toglie la palma, ci sono solo i nutrizionisti di Asti che dicono che fa bene, c'è un deficiente laureato in medicina, che non dico il nome, che spara solo vaccate quando apre la bocca e lui dice che la palma non fa male, ma è scemo e non è, ce n'è per tutti. Non sempre quando fai un figlio nasce intelligente, ecco, lui si vede che è nato al momento sbagliato. Qui ci sono i semi di palma, col seme di palma si chiama palm kernel oil, olio di semi di palma, quello lì invece contiene questi qua, infatti vedete uno è arancione e l'altro è giallo, sono proprio due mondi diversi, ok? Non confondeteli. E poi c'è questo che è più facile, però attenzione che il burro di qualità, il Castelmagno di Alpeggio, la capra, quella roba lì, 10%, 7%, invece qui parlavamo di 50%, capito? Quindi io mangio il cocco perché voglio avere gli acidi grassi medi. E i ciclisti, se vai a correre, se fai jogging, quella roba lì, non mi sogno di mangiare zuccheri. Io la sera prima o a colazione, ma 2 ore prima di correre, non andare a correre, non andare a camminare 2 ore prima, 2 ore e mezza dopo un pasto, perché tanto hai l'insulina. Se hai l'insulina tu vai solo in ipoglicemia e non bruci i grassi. Quindi bisogna mangiare, aspetti 2 ore, come diceva una volta la nonna, non fare il bagno, lei non sapeva perché. Io ridevo, dicevo sono tutte bale, invece non è vero. Agli atleti ho insegnato che tu non devi mangiare nelle 2 ore prima di una corsa, di una gara, di una camminata. No, non muori. Semplicemente tu vuoi bruciare i grassi. Se tu invece mangi, c'hai l'insulina, ti pia la roba nel frigo e non vai a diesel, vai a benzina. Avete capito? Quindi tu mangi grassi, quindi cocco, cioccolato, panna, cioccolato, tutto quello che non siano zuccheri, quindi le aringhe, l'uovo, 2 uova fritte. I ciclisti mangiano 8 uova prima di andare a correre, anche perché bruciano 8000 calorie. Il ciclista mangia anche la bici, cioè non sì, ma se li vedete andare, se vedete come vanno, ecco.
Dopo vi dirò anche che a fare sport non si dimagrisce. Uno dice, oh, ma guarda gli atleti. Ah, certo, loro bruciano 8000 calorie al giorno. Se tu invece vai a fare il giro della circonvallazione di Canale, Petrive, Cat Baby, una Coca-Cola, la pizza e in Bicel Deva, ti mangiate tutte le calorie che tu hai fatto il giro. Quindi non è vero che fare sport da solo fa dimagrire, non è così. Allora, vediamo i modelli di digiuno. Due istruzioni per l'uso, due robe sullo sport e pendumacà. I modelli di digiuno, come cominciamo? Quali sono? Vi dico solo due o tre trucchetti, abbiate pazienza perché non posso farvi il digiuno clinico. Primo problema, il cane di Pavlov. Noi siamo come il cane di Pavlov. Domani mattina decidete che avete un attacco di santità, digiuno. Allora, colazione la salti, perché adesso vi dirò, saltare colazione è banale, ci riescono tutti. Acqua e basta, ma se anche non vuoi fare, vuoi fare il purgatorio, prenditi sto caffè, niente zucchero, niente di niente, caffè o tè verde, io lo considero ancora a digiuno, non c'è problema. Non sono un purista, ma lascia ste, prenditi sto caffè che stai sveglio. Bene, a mezzogiorno tu sei abituato, come il cane di Paolo, a mangiare. Hai fame? No, sei abituato a mangiare. Allora ti dà piede, quando curio a mesdì, piglia la borsa e vai a fare davvero la circonvallazione di Canale, vai a camminare, gioca in borsa, vai a giocare alle bocce, prendi un appuntamento, ti gave da qua, perché altrimenti non ce la fai. Io all'inizio andavo a correre, andavo alla Pellerina, mezzogiorno meno un quarto avevo la visione da cretino, abituato a mangiare, se non mangio muoio, tutte balle, aria a camminare, tutta da ginnastica, facevo la Pellerina senza portafoglio. Era niente da fare, 9 chilometri, era belle posto. Il cane di Paolo, no, ma perché io so che non sono un santo, sapendo che non sono un santo, aiuto la mia santità con questi trucchetti, per forza. Secondo problema, il secondo problema è quello, le persone che decidono di far digiuno è perché sono già in sovrappeso. Il problema è che, essendo in sovrappeso, e qui è un concetto difficile, hanno la resistenza insulinica, sono storditi e non si rendono conto che stanno mangiando più di quello che devono. Quindi cosa succede? Un gatto che si morde la coda. C'è gente che è obesa, li vedi felici, serafici, è dimagri, ma neanche per idea, sto bene così. Stai bene finché c'ho l'infarto e te sciope, ma loro non se ne rendono conto, perché loro sono, come siete voi, all'epifania. Loro sono già a bagnomaria, il cervello è già andato, l'obeso è già cotto. Capite cosa voglio dire? Allora cosa succede? Sono cotto, mangio come un disperato, non mi accorgo che sono cotto e sgira il gir, no? Per fortuna c'è l'epifania, perché se continuasse fino a Ferragosto, voi arrivate a Ferragosto che siete tutte balene. Quindi meno male che le feste di Natale finiscono all'epifania. Io mi ricordo da bambino, dicevo meno male, poi non volevo più andare a scuola, dormiva nen, stavo male, non riuscivo più a studiare, per forza. Ho fatto 20 giorni di parenti, che era l'Olimpiadi di chi faceva la, capito, la, chi faceva meglio, quindi era proprio la gara. Poi mia nonna era una cuoca, i miei parenti erano cuoche, momente mer. Allora, quando cominciamo? Da domani mattina decidiamo che facciamo il digiuno. Ci sono tre picchi al giorno. Il picco più facile, la cosa più facile da fare è digiunare colazione, salta colazione. Bisogna mangiare colazione, balle, l'ha detto il nutrizionista di Asti, l'ha detto il medico di base, balle, sono montagne di balle, tutta l'umanità. Io poi mi incazzo perché me l'hanno raccontato anche a me, l'ho detto anch'io, ai miei malati in medicina interna dicevo quello, le molinette, cretino, perché se tu leggi i libri di storia, tutto il Medioevo, i ricchi mangiavano una volta sola, sin cure dop mesdì. Così dopo erano ancora svegli, tempo per digerire, dopo andavano un po' a caccia alla volpe, facevano la passeggiata nel parco. Sono solo i deficienti che mangiano eture, mesdì, sesure, mesanoche, desure. I bambini adesso fanno l'intervallo, mangiano 5, sei completamente scemo, è tutto da rifare. Ma perché facciamo quello? Così vendiamo cibo, spazzatura, così quattro aziende si arricchiscono e tuo figlio ha il diabete, l'ipertensione, è scemo, è un po' così, chissà come mai, e via discorrendo. Saltare colazione fa ridere. Quando salti colazione fai attenzione che devi già prepararti la sera prima. Tu non devi sognarti di mangiare una pizza e bere la birra la sera prima, se no l'insulina va giù, cioè tu hai già sbagliato tutto la sera prima. Quindi tu la sera prima devi già mangiare l'uovo col bacon,
capito? Il fritto misto, il vitello tonnato, la carne all'albese, l'arrosto, ma se mangiate stile canale, se ti sa posto, che non ti venga in mente di mangiare pane, pasta e pizza. Se tu mangi quello, al mattino cosa succede? Che la glicemia non va giù perché l'insulina è piatta. Tu con, mangiando così l'insulina non fa quel picco, vedete? Io voglio evitare questi tre picchi, io voglio togliere questo picco, capito? E quindi voi cosa spiana? Quando tu salti colazione hai già fatto 16 ore senza insulina, perché di notte non ce l'hai sul dudesure. Più le 4 del mattino, tu hai già fatto 16 ore di digiuno. Vedi che io sto parlando di digiuno in senso medico-tecnico. Per me, io faccio cena alle 8, fino a mezzì del di dopo non mangio, per me sono 16 ore senza insulina. Per me quando non c'è insulina è digiuno, chiaro? Quindi questo, se volete cominciare, cominciate da lì. Perché è molto facile cominciare da lì? Perché c'è un ormone che si chiama GH-relina. Noi abbiamo un ormone nell'intestino che a un certo punto va su quando tu non mangi e va giù quando mangi. E combinazione, la GH-relina, è ai livelli minimi al mattino e quindi essendo bassa al mattino, mi viene tutta sta fame. Quindi in realtà se ci pensate, ti alzi, sei mezzo stordito, fate un caffè e basta, pia niente da, prendi il tè verde, non mangiare. Vedrai che non fai tutta sta fatica del chissà che. C'è un'altra cosa, questa GH-relina, vedete che col passare dei giorni va giù. Quindi se fai fatica il primo giorno, non perderti di coraggio. Cioè devi far tifo per te, di ce la faccio, te catate scarpe nuove, la tuta, vai a cuore, tu devi farcela. Se ce la fai 2 o 3 giorni dopo, vai come il vento. Passati i primi 2 o 3 giorni tu riesci a digiunare, anzi c'è gente che poi se non la costringi a mangiare mangia pi, perché si accorge che sta meglio, poi mangi, diventi subito addormentato, quindi passati i primi 2 o 3 giorni tu vai come il vento. Quindi il problema è questo periodo di transizione dove servirebbe un medico bravo che ti segue, la nutrizionista, quello che l'è. Passaggio dopo, tolgo anche il pranzo, io questo lo faccio tutti i giorni, salto colazione, salto pranzo. E prendo un caffè, se proprio io in attacco chissà che, ma secondo me è perché sono un cane di Paolo, perché non vai in ipoglicemia. Io la sera quando faccio cena mangio solo grassi e carne, non mangio zuccheri, il giorno dopo non sono in ipo. Quindi salto pranzo, se salti pranzo tu hai fatto 20 ore piatte e qui perdi già peso e stai già molto meglio. Quindi saltare colazione e poi saltare, siete a posto. E poi la cena, la prima volta mangi con vendetta, ma poi dormenen, stai male, lo fai una volta. Tu alla sera non mangiare zuccheri, quindi niente pane, niente pasta, niente pizza, niente birra. Ti la sera fatti l'arrosto, il fritto misto, l'insalata cruda all'albese. Dopo 3 volte, vi garantisco io che ti il di dopo non hai più fretta di andare a cena, perché i grassi ti danno in testa, dopo un po' non ne puoi più. Anzi, il problema è che la dieta la dieta piena di grassi ti toglie il piacere del cibo. E quindi ti dà fetenzione che non fare sempre così. Quindi se c'è una pizza buona, vai a mangiare la pizza, rum nelle scatole. Cioè, la verdura sempre. Ah, se vuoi la verdura, spinaci, broccoli, tutto, non le patate, perché quelle sono calorie, sono zuccheri, ma la verdura vera mangia finché tu vuole. Se ti piace, mangia tutta la verdura che vuoi, ti puoi fare il decot, fai il minestrone, fai lo che tu vuole. Quello per me non è un problema. Poi se diventi più olimpionico fai, capito? Il lunedì salti colazione, il martedì salti colazione pranzo, poi colazione, poi se ti giochi la settimana come vuoi tu. Te ne hai bisogno effettuati di digiuno, neanche per idea, fanne nel salto. Oppure faccio un giorno alla settimana salto colazione, uno salto colazione pranzo. Sei già sulla buona strada, perché tra l'altro impari anche a controllare il tuo appetito, cioè decidi tu, diventa design, adesso mangi, adesso mangi, diventi un architetto del cibo, decido io quando mangio. E per favore non andate al ristorante di è venuto Beppe Roca, io questo non lo mangio, quello no, perché siete dei paranoici, delle isteriche. Non è così. Quando vai con qualcuno al ristorante, rum nelle balle, cioè, e poi lascia che mangia quello che vuoi, cosa te ne frega, lascia ste, cioè, non è lì il problema, no? Se avete un diabete grave, un'ipertensione grave, avete un medico bravo che ti segue
è dimostrato che 7 giorni di digiuno, per esempio nel cancro, gli danno una botta micidiale, prostata, ovaio, mammella, tumori, il polmone, il pancreas sono dei bastardi, quelli lì proprio non so cos'è che li ferma, sto studiando ma non lo so, ma prostata o mammella, quelle lì una settimana di digiuno gli dà una botta tremenda. Perché una settimana di digiuno? Capita questo. Immaginate che io sono il mio organismo, no? Ma adesso divento il corpo di Beppe Rocca, no? E anche mangiando, l'organismo dice: bene, mangio gli acidi grassi a catena media, mi brucio i grassi, tanto ne ho. Però a un certo punto dice: attenzione, andiamo un po' a rabastare nei cassetti, come faceva mia nonna, guardiamo se c'è qualche cosa, qualche avanzo, qualcosa di buono da mangiare. E cosa fa? Ci sono due cellule neoplastiche, due cellule col cancro, queste sì, su un bel endà, e se le mangia. Si chiama autofagia. Adesso sappiamo che nel digiuno il corpo mangia le cellule tumorali, mangia le cellule malate, mangia le cellule così così, tutti gli handicappati che te angir li fa fuori tutti. Allora capite la prevenzione. Noi uomini abbiamo lobby della prostata, voi donne avete il cancro della mammella. Tu fai digiuno 2 giorni, 3 giorni, hai 3 cellule tumorali in giro. Le prime che l'organismo si mangia, se le spalma sul pane, sono le cellule tumorali. Perché funziona? Quindi si chiama autofagia. Ecco perché in tempo di guerra i tumori andavano giù, i ricoveri psichiatrici andavano giù. Perché l'organismo mangia se stesso. Cioè l'organismo prende i pezzi malandati che ha dentro e li mangia. Se si chiama autofagia, l'altro si chiama apoptosi, ma non voglio farvi una testa così. E se volete vi iscrivete al master che faccio a Torino, vi faccio una testa così, lì ci sono medici, nutrizionisti, ma ci sono anche malati, gente normale, che si diverte anche, perché ha deciso che vuole controllare la sua dieta, il design della sua vita e fa il master. Bene, ma non era pubblicità. C'è questo personaggio, è stato così in quella scatola lì un mese a Parigi, si chiama Performance, è un artista e non è morto. Aveva solo una bottiglia d'Eva, anche senza le bolle, niente di che. Cioè, il digiunatore più lungo è stato 1 anno e 18 giorni senza mangiare e non è morto. Quindi fate attenzione che è documentato e abbiamo i dati delle cose. Quindi, morale della storia, ma voi non fatelo domani, toccate con qualcosa di più tranquillo, perché cosa succede? Questo no, questo ve lo risparmio. Adesso 10 minuti in Dumacà. Ah, ne vuoi di più? Ah, do dipendenza, sì, succede. Allora fate attenzione, adesso vi faccio vedere che parentela c'è tra l'esercizio fisico aerobico, jogging e camminata, e il digiuno, perché sono parenti stretti, fanno la stessa roba. Quindi se tu li associ tutti e due, cioè il giorno che fai digiuno vai anche a fare 10 km di camminata o 5 di corsa o 8 di corsa o vai in bici, fai stesso, tu è perfetto. Quella è la macchina da guerra per prevenire il cancro, l'Alzheimer, il Parkinson, eccetera. Perché cosa succede? Vedete, quando io comincio il digiuno, il primo giorno brucio zuccheri, vedete quella curva gialla sono i zuccheri, poi man mano che passano i giorni gli zuccheri non li brucio più. E aumento il consumo dei grassi, vedete la curva viola. Brucio un pochettino di proteine, la gente dice digiuni, ti mangi i muscoli, tu hai l'osteoporosi, balle. Sono tutti ignoranti che non hanno studiato la biologia intermedia e la biochimica molecolare. È vero, bruci il 5%, ma figurati, la prima volta che stasera vado a mangiare il fritto misto, quel 10% l'ho ripristinato. Quindi... E poi hai paura che ti manchino i minerali, le vitamine, falla nel lunga, non voglio fare pubblicità, ti compri lo Swiss, nello Swiss c'è tutto, ti compri, cosa prendo io? Il Supradin, perché è un placebo, sapete perché? Perché frigge al pastiglie, non sono un santo, mi piace perché è arancione, perché frigge un piaspita anche lo Swiss, perché sono un bambino, no? Do pielo così mi premio, faccio il digiuno ma prendo il Supradin, perché mi piace la confessione, è bello, un bel colore metallizzato, come i bambini, ma noi siamo dei bambini e non credete di essere, aver superato questi problemi, io li ho e lo so e quindi non me ne faccio mistero. Allora guardate quello che succede nel digiuno, il consumo di zuccheri c'è solo il primo giorno, il secondo, poi va giù e invece il consumo dei grassi aumenta e rimane lì e quindi è quel che voglio io, divento una macchina diesel, brucio solo grassi, perdo peso, il cervello va a 1000, perfetto, infatti vedete che le anoressiche hanno il cervello che va a 1000,
quelle lì corrono, le nostre maratonete, metà sono anoressiche, vanno più fuori che le altre. Provate a guardare le maratonete che fanno le gare, vi prende un colpo, sono gente che altro che sono sottopeso loro, non sono in peso normale, quindi ci sarà una ragione, perché corrono 20 km al di loro bruciano solo grassi, loro gli zuccheri non gliene frega niente. Allora vediamo cosa succede nell'esercizio fisico. Dovrebbe essere un altro corso, ma io vi faccio 10 minuti penduma tutti a capo. Primo punto, c'è un proverbio sbagliato che dice che l'esercizio fisico fa dimagrire, tutte bale. Quello lo dicevamo noi medici fino a 10 anni fa. Mangia verdura, va a marcè che dimagrisci. Falso. Tutti quelli lì hanno fatto altro che tu non dimagrisci un bel niente. Non dimagrisci un bel niente perché, ve lo dico subito. Allora, l'asse delle Y, quell'asse là, ti dice quante chilocalorie, cioè quanta benzina consumi al chilometro. Allora, quando tu cammini, guarda, a 6 km all'ora, io cammino 6 km all'ora, ma starmi dietro manca il fiato. Voi camminate a 3,5, 4, se non siete allenati, se va bene qua, lo so perché io ho il Garmin, io so sempre tutto il mio metabolismo, insegno questo, quindi c'ho il Garmin che mi dice calorie, velocità, VO2 max, consumo d'ossigeno, eccetera. E allora lo so, quando tu cammini da Bersaglie, come si dice, consumi 5 kcal per velocità 6 km all'ora. Allora a me fa il giro di faccio 10 km, che non sono pochi, 10 km è già una bella botta. Io faccio 10 km a 5 km all'ora, ho consumato 50 kcal. Sapete quante calorie ci sono in una mela grossa così? 50. Ma dove vuoi dimagrire? Arrivi a casa, bevi mezza Coca-Cola, un bicchiere di vino e una mela e ti sei fregato i 10 km. Non dimagrirai mai. Oh, ma guarda i maratonetti. Certo, fanno 40 km ai 20 all'ora. Perché io infatti non cammino, io corro. Ho avuto la fortuna, 20 anni fa, avevo una fidanzata medico che poi dopo un po' non mi piaceva più, mi piaceva suo papà, andavo a cure perché suo padre era un atleta, allora lui correva su tutto, correva sugli sci, correva a piedi, correva in bici, curiva, sai quelli che gioca a tennis, e lui mi ha insegnato non camminare, du tour, cur che tuoi mail, lui non lo sapeva sta roba, ma aveva ragione, perché quando corri vedi la curva rossa. Quando corro, metti che io riesco a fare i 10 all'ora, 10 all'ora già vedo la Madonna, 10 all'ora, fare 20 km in desalura, i maratonetti sapete quanto fanno? 18 all'ora per 40 km. Allora certo che l'atleta non ingrassa, ma te scherzi, un consumo a 20 volte quello che consumo io quando sono belle sciupà, quindi l'atleta certo, lasciate stare gli atleti, quelli sono un altro pianeta. Quelli non sono esseri umani, quelli sono della gente inenarrabile. Un ciclista ogni tappa consuma 7.000 calorie al giorno. Io ne consumo 3.200. Dopo, pensate che il giro dura, quindi quanto dura? Qua la gente lì hanno uno che gli fa le uova fritte, lo speck, il bacon, tutti i dì, perché altrimenti sciopano. Quindi pensate quanto bruciano, altro che mele, 7000 calorie di mele mangi la pianta, capito? Quindi è un altro mondo. Allora fate attenzione, perché se riuscite a correre è meglio, però c'è gente che mal di schiena, dice io non riesco, fate solo attenzione, io corro per una ragione, che se riesco a correre faccio 8-9 km, vedete che consumo il doppio. Dovete tener conto che chi fa jogging brucia il doppio di chi cammina. Quindi mica io ne voglio adeste tutto il dì a camminare tutta la mattina, io faccio 10 km di corsa e ho bruciato il doppio di 10 km di camminata, capito? Ma tanto sono 800 calorie, non ho bruciato, cioè noi esseri umani normali bruciamo delle dosi ridicole, cose che dopo con, capito, un cioccolato intero, o non parliamo, se mi mangio zuccheri o mi faccio il panino, quello che è, mi sono bruciato la coppa. Quindi tu non dimagrisci. Allora perché devi fare sport? Ma per 3000 ragioni. Allora, migliora la risposta all'insulina. Il cervello è più lucido. Cioè, sto ripetendo quello che vi ho detto prima. Lo sport aerobio, cioè questo qua che tu usi l'ossigeno senza scatti, non devi fare pesi, bodybuilding, pitbull, tutte queste menate, quelle sono americanate, quelle sono stronzate che ci hanno venduto gli americani. Tu vai a fare jogging con un bel paio di scarpe, catena bici,
vai a camminare in campagna, tra l'altro da noi ti tutto il posto andò a tvele, e a quel punto lì questa roba qui è la stessa cosa del digiuno, stesso meccanismo fisiologico, eccetera eccetera. Allora quello che volevo dirvi è che ci sono tre tipi di sport, e poi chiudiamo, è la penultima diapositiva, grazie dell'attenzione, perché insegnare a voi dà soddisfazione, siete attenti come mi ha detto in compito in classe. Allora, morale della storia, cosa succede? Se io faccio il tennista, o sono un calciatore che deve fare uno scatto, o c'ho una bestia che mi corre dietro, io non uso gli acidi grassi, i grassi, perché vi ho detto che sono lenti, devono entrare nel mitocondrio, io brucio una roba che si chiama creatinina. E se voi guardate i 100 metri alle Olimpiadi, guardate, andate a casa, guardatevi una corsa ai 100 metri, voi vedete che partono come delle schegge, all'ottavo secondo rallentano, crollano, cioè gli ultimi 5-6 metri li vedete sciupa. Perché sono sciupa? Perché usano creatinina, e la creatinina, per quanto siano allenati, dura 8 secondi. Ma i 100 metri durano un neosecondo, cioè io ci metterò 12 secondi, forse ne metto 13 adesso. Però quello che succede è che loro sciopano prima di finire i 100 metri. Il tennista, vedete che fa l'ace, no? Ma non riesce a fare 4 battute così, ai 200 all'ora. Tenete conto che la pallina parte ai 200 all'ora, quindi loro danno una cartella con la racchetta, non riescono a fare due battute di seguito, li vedete che già si deconcentrano, perché se non aspettano, c'è un enzima, si chiama creatina fosfochinasi, che gli ricarica il muscolo, quindi devono saltellare un po', arriva la ragazzina, butto la palla, ci pensano, perché non hanno l'energia per fare la seconda battuta. Quindi questo non ci interessa, quello non ti fa dimagrire, quello serve per gigante, ma non è il nostro problema. Secondo, il calciatore, il pallacanestro, l'hockey, è gente che è nel campo, parte uno che vuol fare gol, tu gli corri dietro, tu bruci lo zucchero malamente perché non hai ossigeno abbastanza, si chiama glicolisi anaerobia, produci lattato, ti viene male ai muscoli, ti stanchi. Anche gli sport con gli scatti non servono per perdere peso, servono per fare sport, va tutto bene, ti viene il fiato, vabbè. Invece quello che interessa a noi sono questi qua, il nuoto fatto bene aerobico, ma soprattutto jogging e camminata, che potete fare lo sci di fondo, la bicicletta, perché lì tu devi partire molto piano. Se parti molto piano, che cosa fai? Fai esattamente come prima, cioè nel primi 100 metri bruci zuccheri, prima minuto bruci zuccheri, ma poi tu bruci solo i grassi. Grazie dell'attenzione e buonasera.